Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, prego tutti di accomodarsi. Buongiorno, diamo inizio a questo importante convegno che poi sarà moderato dall'Avvocato Rossi e iniziamo subito con delle sintetiche testimonianze di vittime dell'amianto e quindi iniziamo nel dare la parola al signor Marco Chiavistrelli, il quale ha musicato ideato e musicato una canzone, Scuole d'amianto. A te la parola. Ricordo che anche una vittima dell'amianto riconosciuta formalmente. Oh.
Passerei subito la parola alla signora Antonella Franchi, coordinatore del Comitato dei Genitori degli Scolari Esposti all'Amianto. Buongiorno. Funziona? Sì. Allora, tutti i giorni sentiamo parlare dottori, professori, leggiamo libri, assistiamo a convegni come quello di oggi. Ci dicono che l'amianto è un carcinogeno. L'amianto non si può più usare dal 1992. Poi ci chiediamo cosa fanno tutto questo, cosa è stato fatto in tutto questo tempo dalle istituzioni? Io mi dico poco o niente. Un appello alle istituzioni lo voglio fare. Più che un appello vorrei fare una domanda. Ma se l'esposizione a qualsiasi fibra di amianto va evitata, le 2.400 scuole contaminate da amianto cosa ci stanno a fare? I nostri figli hanno diritto allo studio, come hanno diritto a frequentare scuole sicure, ma le istituzioni ci obbligano i nostri figli a frequentare scuole non sicure. Io come mamma dico che le scuole contaminate da amianto vanno chiuse, vanno abbattute e rifatte, garantendo la salute ai nostri figli e a chi ci lavora. La salute dei nostri figli è un diritto. Grazie. Come seconda testimonianza chiamerei la dottoressa Arianna Axekalos. Buongiorno a tutti, io vorrei parlare in particolare di quella che è la situazione delle scuole fiorentine, che vivono una situazione drammatica, oserei dire, perché scopriamo che sono sempre di più le scuole a Firenze che presentano al loro interno amianto. Ci viene in mente subito la Leonardo da Vinci, di cui parleremo tra poco, ma non soltanto. Ultimamente abbiamo scoperto che anche la scuola Meucci all'interno comprende amianto. In particolare ci è arrivato un documento che risale al 2001, un censimento che contiene appunto l'elenco dei materiali che all'interno della scuola contengono amianto. In particolare quello che ci ha colpito è che oltre a contenere amianto, all'interno della scuola vi è materiale fibroso, cioè lana di vetro, che sappiamo tutti essere cancerogena, ma anche il fatto che fino al 2001, ed è scritto nero su bianco, all'interno della scuola si utilizzavano indumenti contenenti fibre d'amianto, vi erano forni contenenti fibre d'amianto, per cui in qualche modo si può dire che si autodenunciano del fatto che, nonostante la legge sull'amianto sia del 1992, loro fino al 2001 utilizzavano qualsiasi materiale che contenesse amianto. Ma siamo venuti in possesso anche di un documento che risale della ASL al 2007, che è una sorta di censimento che è stato fatto a Firenze sui vari edifici pubblici, nel quale si vede dove vi è amianto, e non ci sono soltanto scuole, ma vi è anche alcuni locali dell'ospedale di Careggi, come quello in via Pieraccini. E poi verso giugno del 2015 abbiamo presentato come ONA e come Movimento 5 Stelle un esposto al Comune di Firenze all'interno, perché abbiamo scoperto insieme appunto all'ONA, insieme al consigliere del quartiere 4 del Movimento 5 Stelle Gian Piero Palazzo, che è presente, abbiamo presentato un esposto perché abbiamo scoperto che nelle case popolari nel quartiere 4 in Viale Canova vi era amianto. Abbiamo informato i cittadini che vivono, i residenti della zona, e abbiamo presentato appunto questo esposto, anche perché abbiamo scoperto che è stata fatta un progetto di recupero di quest'area per molte case popolari, col quale appunto si è stanziato nel 2009 20 milioni di euro, ma sostituendo alcuni tetti che contenevano amianto. Però il problema è che sono stati lasciati scoperti numerosi numeri civici di queste case popolari, come ad esempio quelle per il quale abbiamo fatto l'esposto. Per cui riteniamo che è inutile andare a operare su alcune case popolari rilasciando i numeri civici adiacenti con l'amianto, visto che comunque la contaminazione è globale. Quindi segnaliamo che la situazione fiorentina è drammatica sia a livello di scuole, ma anche a livello di case popolari e non soltanto. Abbiamo presentato numerose interrogazioni, come nella scuola Leonardo da Vinci, di cui parleremo dopo, ad esempio nel marzo del 2015, e ad oggi tuttora continuano a non risponderci, quindi siamo molto preoccupati. Grazie. Grazie alla dottoressa Axekalos. E proprio ricollegandoci a tale ultimo intervento, chiamerei il professor Luciano Macri, un docente dell'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci.
subito. Sì, buongiorno, iniziamo col filmato della famosissima scuola biennio di Leonardo da Vinci. Dura poco. La buona scuola. Allora, ho preparato un piccolo intervento perché ci sono sempre persone che non conoscono la storia, noi la conosciamo piuttosto bene. Scuola all'amianto, non scuola d'amianto, cambiamo titolo. In quella scuola ci sono da quasi 40 anni, ho studiato lì negli anni 60 e l'ARPAT nella sua dichiarazione, che si può consultare su internet eccetera, a cui faceva riferimento anche Arianna, dichiarava presenti 6.000 metri quadrati di amianto, ora saranno un po' meno. Grazie. In quella scuola appunto ho studiato elettronica quando l'elettronica era all'avanguardia, dove diciamo chi arrivava a studiare in quel prestigioso istituto del Comune di Firenze sapeva di trovare un lavoro, e l'avrei trovato anch'io sicuramente. L'unica cosa era all'avanguardia, e nel 65 praticamente noi studenti abbiamo inaugurato la palazzina, che in quel momento sembrava all'avanguardia, e non si sapeva niente d'amianto e niente. Andiamo avanti. Allora, appunto, la legge del 92 però sappiamo che parla della costruzione, cioè che non si poteva più costruire edifici in amianto, però se uno se la legge poi non dice nulla della sorte che doveva toccare. E già negli anni 90 si cominciò a protestare, eccetera, e ricordo bene l'assessore Katia Franci dichiarò: tranquilli, non facciamo più manutenzione, costruiamo il biennio nuovo, c'è già il progetto, lo rifacciamo uguale al professionale nuovo. Però non sapevamo che poi il professionale nuovo aveva il tetto in amianto. È degli anni 97 l'intervento sollecitato da un nostro collega che ancora insegna lì a scuola, l'intervento dell'ARPAT, ASL eccetera, e evidentemente non avendo i progetti originali di costruzione dovettero fare dei saggi dei muri eccetera, e l'ARPAT trovò asbesto del tipo friabile, cioè quello peggiore sia esterno che interno, e abbiamo una pratica di chiusura della scuola, cioè ASL e ARPAT dicevano era antieconomico bonificarla e andava raso al suolo e costruito nuovo, sicché cioè ci sono le carte sono state date anche al preside. E appunto faccio notare che molte altre scuole sono state ricostruite, ma la scuola che segnalata per prima per amianto era questo biennio del Liti, cioè la prima e l'unica che ha una diciamo sentenza di chiusura da parte dell'ASL, che però non è fatto seguito mai a niente. Ad esempio la scuola Calamandrei a 100 metri, che c'era stata segnalata dal comune come alternativa al biennio, non la prendemmo in considerazione in quanto aveva amianto più del biennio. La Calamandrei è stata fatta nuova e noi siamo sempre alle solite. Poi è intervenuto, la cosa è andata avanti e alla fine il biennio stava morendo di morte naturale, i ragazzi venivano spostati da altre parti e poi alla fine di fatto chiuso il 2004-2005. 2007 il comune, adducendo il fatto
che non poteva più reggere economicamente tale struttura e ci voleva passare allo Stato. Lo Stato che aveva le risorse necessarie e che poteva riportare agli antichi splendori la scuola. Parole dell'assessore Daniela Lastri, magari erano parole e lo pensava anche. Invece cos'è accaduto? Nel 2007 con la gestione statale soldi ne sono girati, ma veramente pochi per la scuola, anzi è stato riaperto, la scuola ha avuto un aumento di iscrizioni e siamo rimasti un po' attoniti perché il fatto che fosse riaperta la scuola, però ci veniva detto che era più l'amianto presente nell'area intorno all'area scolastica che quella dentro, in quanto c'era la stazione dei rifredi, e così siamo appunto andati avanti, ma nel frattempo noi sappiamo che diverse scuole come la nostra non sono state buttate giù, rifatte. C'è la Dino Compagni che attualmente vicino allo stadio è stata chiusa, trasferiti i ragazzi, anche lì c'erano stati problemi, qualcuno che protestava e le solite storie. Faccio menziono l'UNESCO perché questa è una città dove effettivamente si va a giro eccetera, si comprende perfettamente perché l'UNESCO comincia a essere un po' si sta chiedendo, ma Firenze, il centro di Firenze, Firenze merita ancora di essere sotto l'UNESCO? Ecco. E noi, cioè, una parte degli insegnanti, siamo circa 180, è veramente preoccupato. Io sono non preoccupato, molto preoccupato, anche per un semplice motivo: se ci si interessa della cosa, se si leggono, si studiano i libri che ci sono, che esistono, si capisce il problema, si va a fondo. E sono preoccupato anche di stare fuori dall'edificio, non solo entrare. E solo fatto che ci siano dei collegi con 180 persone dentro, insomma, ecco, di fatto tutta la storia poi riconduce a un unico punto. Sì, ci viene risposto sempre, è vero, va buttata giù e rifatta, ma ci vogliono 7 milioni di euro. Ma io valgo 7 milioni di euro? Cioè una vita umana vale 7 milioni di euro? Cioè non capisco perché queste strutture, appunto la consigliera comunale Arianna prima parlava, non è l'unica scuola, ce ne sono tante altre, poi uno si guarda intorno, no, questa storia va risolta e non si capisce perché ci sia poca attenzione a una scuola frequentata da ragazzi di 14 anni e magari ce n'è più su una scuola frequentata da bambini di 4-5 anni. Insomma, la vita umana ha sempre lo stesso valore, anche se per i bambini abbiamo più un occhio di riguardo. Siamo arrivati in fondo? Ecco, sì, a un certo punto abbiamo chiesto la sorveglianza sanitaria, visto che non veniva fatta. C'è stata tutta una certa polemica. L'ASL alla fine, torto collo, ha dovuto rispondere perché c'è stato un articolo sulla Nazione, una intervista al sottoscritto come sindacalista. L'ASL ha risposto dopo 3 mesi, dopo fuori tempo massimo, però teoricamente dopo 25 giorni, dicendo il rischio è basso, non c'è bisogno della sorveglianza sanitaria. Beh, non credo proprio le cose stiano così. Un gruppo di noi ha iniziato a fare la sorveglianza sanitaria, che è perfettamente legittima. Insomma, ho partecipato a un convegno non molto tempo fa al CNR di Pisa, sono stato 4 ore a ascoltare professori universitari e componenti dell'ASL che senza ombra di dubbio la sorveglianza sanitaria può essere o a cura dell'ASL oppure si può fare per conto nostro, ce la facciamo per conto nostro. Quello era anche uno degli oggetti di cui si trattava in questo convegno, cioè l'ASL sollecitava il fatto che si sarebbe dovuti passare dal canale dell'ASL e non magari attraverso medicina del lavoro. E chiaramente è ovvio, la buona scuola, per me è la cattiva scuola, a parte tutto ciò che dice la legge eccetera qua là,
Ma la scuola inizia agli edifici. Ora, 2400 scuole, lo sappiamo, l'ONA ce lo ricorda sempre. E sono in amianto, vogliamo iniziare da lì. E ultima cosa, stiamo pensando di iniziare un'indagine epidemiologica. Anche ieri ne parlavo con un noto epidemiologo. I dati ci sono, si trovano. La situazione è particolarmente preoccupante per chi la vuole vedere. Oggi, in questo momento, sono l'unico insegnante in servizio a scuola, le locandine c'erano, e purtroppo probabilmente la metà dei miei colleghi non fa finta di niente, una parte è preoccupata, ma nessuno, come dire, si vuole esporre. Tiene famiglia. Grazie per l'attenzione. Ringraziamo il professor Macri e per chiudere il quadro delle testimonianze chiamerei il signor Andrea Biagioni del gruppo Nodo a Nord-Ovest. E dopo dobbiamo chiamare il signor Posarelli e Costalli dopo. Buongiorno a tutti. In prima istanza vorrei ringraziare l'ONA per questo invito, in quanto io sono da considerare anche una voce abbastanza particolare in questo contesto. Tra l'altro questo invito penso derivi anche dalla presenza di ONA nella periferia di Firenze della quale io fo parte. Infatti ONA ha aperto la sua sede di Firenze a Peretola, in prossimità di tutte quelle strutture che ci stanno praticamente rendendo la vita impossibile. Come tutti sapranno, ma qui c'è gente anche di fuori, quindi non sono particolarmente interessati alla cosa, ma qui si tratta di salute delle persone, in quella zona sta nascendo un nuovo inceneritore e un nuovo aeroporto. Quindi le problematiche attuali saranno moltiplicate all'ennesima potenza. E considerate che in una striscia di 500 metri per 2 km e 400 o 2 km e 500 come preferite, praticamente si troveranno questo inceneritore e l'aeroporto. E pensate voi a quanto inquinamento sarà prodotto in più in quel contesto. Io, se mi fate partire la slide, vorrei farvi un po' capire come sta la situazione. Allora, praticamente questo è il nuovo aeroporto di Firenze. Il progetto, che poi non è un progetto perché è un progetto definitivo, questo non funziona bene. Quello lì. Allora, questo è il nuovo aeroporto di Firenze. Questo era il vecchio aeroporto di Firenze, cioè quello attuale. Si inseriva in questo contesto. Praticamente viene triplicata la superficie occupata da piazzali, cemento, pista e tante nuove strutture. E non sono qui considerate tutte quelle zone che verranno adibite a parcheggio delle autovetture che andranno lì intorno all'aeroporto. Perché, come tutti sanno, è un dato statistico, il 70% degli addetti e dei frequentatori degli aeroporti arrivano lì in auto, bus o quant'altro. Comunque il 70% sono veicoli privati. Tutto questo è ex novo, una pista di 2400 metri dove potranno, che cambia completamente la tipologia di questo aeroporto, da un city airport, da un aeroporto a medio raggio, a corto raggio come è quello di adesso, praticamente diventa un aeroporto intercontinentale. Con degli aerei che, con una pista che passa da categoria 3 a categoria 4 e a D4, e quindi praticamente un aeroporto intercontinentale. Quali sono i problemi che nascono? Io, praticamente le problematiche di adesso sono che bisogna faccia questo raffronto in quanto è doveroso.
La lunghezza della pista di oggi è 1650 metri e larga 30, per capire come sta la storia. I passeggeri sono circa 2 milioni l'anno e le problematiche sono le variazioni improvvise di vento che a causa di questo si va a fare un aeroporto di questo genere, perché ci sono diverse sospensioni di voli. Atterraggi e decolli sorvolano Quaracchi e Brozzi, dove la situazione ambientale è particolarmente grave per il rumore e l'odore di cherosene. Ora, ci sono studi a livello mondiale che dicono che nelle zone limitrofe all'aeroporto, ma anche fino a un raggio di 10 km dagli aeroporti, c'è un aumento del circa il 17% delle malattie cardiopolmonari in essere. Questo è statisticamente oggi provato, ci sono vari studi dei quali uno vuole comunque mettere. Allora, la nuova pista, come si è detto, 2400 metri, passeggeri ipotizzati 5 milioni a regime, e quella categoria. E le problematiche di questa pista ve le leggo, e sono che la pista taglia trasversalmente, ecco questa slide, vedete, taglia completamente la piana fiorentina e se stesse. Che cosa vuol dire questo? Quella è una zona alluvionale, siamo tutti ipoteticamente un metro sotto l'acqua e ci sono dei canali di scorrimento, di scolo che da Monte Morello portano via tutta l'acqua verso l'Arno. Bene, questi canali verranno tutti deviati, soprattutto il Fosso Reale, che è un canale che è 8 metri fuori terra, verrà spostato di circa un chilometro e mezzo e portato tutto da un'altra parte. La strada, verranno interrotti i collegamenti che vanno dalla zona sud alla zona nord, quindi Sesto, Peretola, Brozzi saranno completamente isolati, considerando che c'è anche la zona Nosmannoro, zona industriale. Chi ci deve andare a lavorare dovrà fare un altro percorso, non si sa bene quale. E poi ci sono tutte le altre cose, vedete, qui c'è il polo scientifico. Il polo scientifico è a 300 metri dalla pista e si paventa che alcuni laboratori, tipo il LENS, che è a livello mondiale riconosciuto come uno dei più importanti, praticamente dovrebbe essere traslocato, perché non si sa bene se la presenza di questi aerei può contribuire a non poter più effettuare determinati lavori e i risultati sarebbero comunque falsati. Qua abbiamo tutte le zone, le riserve naturali, che verranno praticamente, la pista finisce proprio a ridosso delle riserve naturali umide riconosciute a livello europeo. E quelle praticamente andranno a sparire perché la convivenza non è possibile. Una verrà, che è qui intestata, quella della Querciola, verrà comunque già soppressa con la presenza della pista. Qui abbiamo, come ho citato, il termovalorizzatore di Case Passerini e qua giù purtroppo abbiamo il centro abitato di Peretola e Quaracchi, che si trova a ridosso dei piazzali di sosta. Piazzali di sosta, lì ci sono sempre aerei in rullaggio o comunque accesi e praticamente l'odore di cherosene si propaga tutto intorno, procurando tutti quei danni che abbiamo citato. Ma oltre a questo, che cosa c'è? Che mi passi l'altra slide. Praticamente questa è la zona più a ovest, dove praticamente andranno a confluire la stragrande maggioranza degli aerei in atterraggio e in decollo. Qui abbiamo Sesto Fiorentino, che è praticamente subito dopo il polo universitario, poi abbiamo Capalle, Campi Bisenzio e San Piero a Ponti, ma soprattutto Campi Bisenzio e Capalle saranno, essendo a meno di 2 chilometri dalla fine pista, praticamente si troveranno in una situazione di vivibilità praticamente impossibile, perché gli aerei passano tutti comunque a categorie notevolmente superiori. Il 50% degli aerei fra qualche anno
avranno un potenziale rispetto a quelli attuali di 140 posti, avranno un potenziale di 200 posti, quindi la rumorosità aumenterà, il carburante bruciato aumenterà perché praticamente lo sforzo per farli alzare sarà maggiore e, via, e non servono le nuove tecnologie a sopperire a questo problema. Per quanto riguarda altre cose che riguardano gli aerei, praticamente si sa che gli aerei erano costruiti impiegando amianto, però non si riesce, questo penso che non abbia ripercussioni sui cittadini intorno, però per chi vive all'interno dell'aeroporto, per chi viaggia in aereo, penso abbia dei problemi, perché anche ancora oggi, pur essendo vietata da 20 anni l'uso dell'amianto nella costruzione degli aerei, sembra che non sia esattamente così e non si riesce a capire se effettivamente quelli che stanno sugli aerei siano ancora più o meno esposti. Si sa benissimo che la vita di un aereo è molto lunga, un aereo va in servizio e sta in servizio per anche una trentina d'anni con tutte le dovute con tutti i dovuti accorgimenti, e quindi non è detto che gli aerei attualmente siano esenti da amianto. Ci sono altre tipologie di malattie che sono proprie soprattutto del personale viaggiante sugli aerei, e questi sono dovuti a dei gas che vengono immessi in cabina e nella parte passeggeri dovuti ai motori, agli aviogetti di oggi che usano i turboflan, e che praticamente viene recuperato l'aria dall'esterno e immessa nelle cabine. Però i motori che generano questa aria praticamente bruciano anche oli, e i piloti e il personale viaggiante ha dei seri problemi di salute che sono triplicati negli ultimi 5 anni. Io credo di aver finito, mi sembra di aver dato una spiegazione abbastanza coerente, vi ringrazio, buon lavoro. Vorrei dire una cosa per quanto riguarda l'amianto negli aerei. Era un'esposizione misconosciuta fino all'inizio degli anni 2002-2003, poi ci fu una prima sentenza del Tribunale di Latina, sollevammo il problema a partire da Fiumicino, e attualmente è pendente un procedimento penale in dibattimento a Napoli per la morte di 2 operatori per mesotelioma. Quindi c'è un'alta incidenza di casi di mesotelioma, diciamo, abbastanza significativi. E come ONA, anche grazie agli studi del professor Bianchi di Monfalcone, nostro autorevole componente del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, anche il RENAM ha dovuto prendere atto di una certa epidemia di mesoteliomi nel settore dell'aeronautica civile. E anche nell'aeronautica militare ci sono casi di mesoteliomi. Recentemente sono stati messi a terra gli elicotteri dell'Augusta in dotazione alla Guardia di Finanza e in seguito a segnalazioni ONA di presenza di amianto. Quindi l'Augusta continuava a vendere amianto ancora recentemente alle nostre forze armate. Tra l'altro l'Italia ha continuato ad importare amianto fino ai tempi più recenti. E tra l'altro c'è stata anche un'interrogazione dell'onorevole Di Maio su questo, citando le fonti ONA, e sostanzialmente i ministri competenti hanno confermato che effettivamente l'Italia ha importato amianto contrariamente ai divieti di legge. Il ministro tranquillizzava dicendo che queste importazioni sono diminuite negli ultimi tempi. Vedo il professor Sartorelli, che prego di accomodarsi al tavolo, c'è la sua sedia vuota. E, a questo punto direi di passare la parola al signor Massimiliano Posarelli,
è una delle tante vittime purtroppo dell'esposizione all'amianto. Nel sito lui è una vittima perché il papà è deceduto di tumore è tre volte vittima, forse anche quattro volte vittima. Papà è deceduto per tumore polmonare. Praticamente la ASL di Cecina gli diagnosticano in realtà una polmonite. Lui mi chiede un parere, io da avvocato, dai sintomi, mi sembrava più un tumore perché aveva versamento pleurico, dolori al petto, calo di peso e i dottori continuavano ad insistere che avesse una... gli avevano somministrato per 30 giorni antibiotico e i sintomi non regredivano. Al che da avvocato mi sono permesso di dire che forse poteva essere un tumore e consigliato di consigliare i medici di sottoporre il paziente a un esame TAC o un esame PET, perché praticamente a distanza di mesi non era stato sottoposto, quindi non solo non è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria in precedenza, cosa che l'ASL avrebbe dovuto fare dal pensionamento, ma addirittura c'è un errore diagnostico. Il padre purtroppo viene a mancare nel novembre del 2010, si apre il processo penale a Livorno, l'imputato praticamente segue tutto il corso del procedimento penale, quando è quasi all'ultima udienza dichiara con un certificato medico che le sue capacità intellettive sono scadute e che non può esercitare al meglio il diritto di difesa. Ergo, il processo penale viene sospeso e quindi non si arriva alla decisione. Il signor Posarelli, lui, figlio, fa dei controlli sanitari e emergono problemi legati all'amianto. L'INAIL che fa nega il riconoscimento della patologia, ergo è necessario iniziare il procedimento davanti al giudice del lavoro. Diciamo, questa è la sintesi della storia, questo è un caso paradigmatico, ne abbiamo segnalati circa un centinaio, anzi più di un centinaio, nella sola, diciamo, per quanto riguarda la sola città di Rosignano. A te la parola. Buongiorno a tutti, ha già detto quasi tutto l'avvocato Polanni sulla mia storia. Vi ringrazio di essere qui e soprattutto ringrazio tutti quegli ex colleghi di lavoro che sono venuti qui a Firenze, colleghi di lavoro di mio papà, che hanno lavorato anche assieme e che anche loro sono ammalati per l'amianto. Allora, io mi sono preparato queste due righe che volevo leggere, quindi senza perdere altro tempo. Allora, da quel giorno piovoso del 18 novembre 2010 avete rubato la vita di una persona eccezionale, parte dell'amore della mia vita, mio papà. Forse un giorno scoprirò chi siete. O forse no, o forse non voglio neanche saperlo. Voi siete uomini, come lo era mio papà. Se questo Dio ci ha fatti a sua immagine, ogni ago di amianto nel corpo di mio papà sarà una ferita nel suo cuore. Perciò la mia sarà una battaglia per avere giustizia, quella giustizia che non crea né morte né odio. È una giustizia che servirà ad avere amore e rispetto per gli uni e per gli altri. Ovviamente sono devastato dal dolore, come lo è mia mamma, ma noi due siamo più forti di tutti i leoni del mondo. Sapete, mio papà lo vedo tutte le notti e me lo immagino per come era: bravo, buono e rispettoso con tutti. Papà, so che ci accompagnerai per tutti i nostri giorni e che ci ritroveremo in quel paradiso di anime libere. Siamo rimasti in due, io e mamma, e siamo sicuri che ci proteggerai dal cielo, da quel cielo che non ha bisogno di odiare per il profitto, anzi da quel cielo che ci mette tutti alla pari e soprattutto è onesto con tutti. Ciao papà. Ringrazio Massimiliano Posarelli, vorrei dare la parola alla signora Costalli.
30 di ottobre del 1976 avevamo solo 19-20 anni. Attendevamo già una bambina che nacque solo pochi mesi dopo. E quando giurammo davanti a Dio sarà per tutta la vita, o quantomeno per un lungo percorso insieme, vista la nostra giovane età, ma non fu così. Alla nascita della nostra prima figlia mi confidò che aveva paura per il tipo di lavoro che svolgeva presso stabilimento. Così fu spinto con grandi sacrifici ad aprire un'attività in proprio, senza dover correre rischi per la sua salute, per non perdere la vita della sua famiglia, lontano da pericoli che si corrono purtroppo ancora oggi nelle fabbriche. Nel 1984 aprimo la nostra prima attività di ambulante, alzarsi all'alba e tornare a casa e passare il resto della giornata con le nostre due figlie. Nell'agosto del 2000, proprio quando la nostra attività e la nostra famiglia erano nel pieno della serenità, e a soli 45 anni iniziò la fine della sua vita, portando nel baratro del dolore un'intera famiglia e la sua amata attività che ancora oggi paga l'orrore di quei 3 anni. Solo chi ha vissuto la malattia, questa creata dall'amianto, sa che cosa parlo, esotelioma. 3 anni dopo la sua morte si ammalò gravemente della stessa malattia il fratello più grande, trascinando nella sua morte anche i loro genitori. Con un grande, unico amore, giuro davanti a Dio che voglio giustizia. Io vi comunico anche una cosa stamani, che ho appena ricevuto una telefonata, diciamo, dal cimitero su di Rosignano, che venerdì sarà riesumata la salma di Graziano. Quindi dovrò affrontare nuovamente, purtroppo, un nuovo funerale. Graziano aveva solo 45 anni e era nel pieno della sua vita. Aveva voglia di vivere. Grazie. Ringrazio la signora Costalli. A questo punto direi di passare la parola al dottor Andrea Quartini, che è anche, oltre che medico, anche consigliere regionale, e quindi darei a te la parola con l'occasione per ringraziarlo della di disponibilità a sostenere le nostre battaglie nella regione toscana. Ma grazie a voi perché diciamo, questo è l'esempio di come dovrebbe funzionare la partecipazione attiva dei cittadini alla difesa della propria salute, alla protezione del proprio stato di salute. Quindi state dando un grande esempio da questo punto di vista, che come Movimento 5 Stelle non possiamo assolutamente non apprezzare, perché il Movimento 5 Stelle esiste per questo, perché riportare la voce dei cittadini nelle istituzioni e per cambiare queste istituzioni. È con piacere che vi dico che, tra l'altro, sarò velocissimo, non vi preoccupate, solo un saluto come, diciamo, come ospite, giusto anche per il valore istituzionale che questo ha. Però è con piacere che vi dico che c'è tutto il cerchio del Movimento 5 Stelle. Abbiamo un consigliere circoscrizionale, abbiamo la consigliera comunale, abbiamo il consigliere regionale e abbiamo il portavoce Alfonso Bonafede, deputato della Repubblica Italiana. Quindi questa è un po' l'idea del Movimento 5 Stelle, l'idea di esserci quando i cittadini chiamano, è l'idea di rispondere a questo tipo di iniziativa, e non per dargli un colore politico, perché stiamo facendo delle battaglie di giustizia in questa sede. E noi abbiamo chiarissimo che abbiamo uno Stato in questo momento che non protegge i suoi figli, che non protegge i suoi cittadini. La questione amianto è una questione centrale in termini esemplificativi. Uno Stato che si rifiuta di intervenire sulle scuole che hanno coperture d'amianto, uno Stato che non interviene nella tutela del lavoratore esposto all'amianto, che arriva ad avere azioni di negazionismo nei confronti dell'amianto.
È una cosa che ci indigna, il fatto che uno Stato non abbia questa capacità davvero, in un sistema democratico, da andare incontro a questo tipo di esigenze e che costringe i suoi cittadini a rivoltarsi contro, attraverso azioni legali, attraverso contenziosi. Io credo che sia una cosa talmente pacifica che se c'è un danno venga riconosciuto e che ci sia un percorso lineare, chiaro, di risarcimento, che è di per sé un aspetto sicuramente importante, che ci suggerisce quant'è necessaria la partecipazione dei cittadini. E questo è un aspetto importante. Abbiamo fatto anche in Consiglio regionale delle interrogazioni, l'altra volta quando c'è stato il si è visto, ma le risposte sono incredibili. Negano il rischio. È proprio una cosa in cui sembra quasi un gioco diabolico, in cui sia l'ASL, sia l'INAIL, sia la Giunta che viene a rispondere sul perché non viene chiuso un biennio per proteggere i ragazzini che ci vanno. Cioè, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. E poi si parla di buona scuola. Questo è proprio l'esempio estremo. Ora non vogliamo entrare, siamo tra l'altro a Massa, c'è lo stato generale della buona scuola di cui stiamo parlando come Movimento 5 Stelle, per cui gli altri consiglieri, non Irene Galletti voleva partecipare eccetera, ma abbiamo anche quest'altro tipo di impegno oggi. Vi auguro buon lavoro e grazie di essere qui. Allora, volevo chiedere all'avvocato Rossi se è collegato il professor Mutti. Allora, il professor Mutti purtroppo per motivi di collegamento aereo non è potuto intervenire fisicamente a questa conferenza e quindi si collega mezzo Skype. Siamo messi. Ho capito, ma la regione c'è un problema tecnico. Luciano, mi senti? Sì, io sento, però. Allora c'è un problema tecnico perché il computer della regione, non so, qui c'è anche il consigliere, non so se c'è un tecnico. Purtroppo non riusciamo a mandare le slide. Allora, Luciano, vediamo se troviamo un tecnico della regione, perché il computer non computer della regione non permette. Come mai? Non lo so. Ha un blocco e non riusciamo a mandare le diapositive. C'è una funzione probabilmente via Skype. Vediamo. Sto cercando. Sta arrivando il tecnico. Sto vedendo se c'è la funzione. Allora, noi vorremmo girare delle diapositive. Allora, possiamo mandarlo sulla email? Cioè, noi dobbiamo mandare delle diapositive, il professor Mutti deve utilizzare delle diapositive nel collegamento Skype. Allora, facciamo una cosa. Ok. Ci deve essere share con chi fa. Allora Luciano, facciamo una cosa, vediamo se il tecnico intanto riesce a risolvere questo problema delle diapositive, quindi ti richiamiamo tra, diciamo, io che lo mandate anche via Skype, adesso ci riprovo, ecco, vediamo se riesce a mandarle via Skype. Io le ho già mandate via Skype, ve le sto rimandando.
Diamo, diciamo, tutto in mano al tecnico della regione Toscana. Ok. Non è un problema tecnico del Consiglio regionale? No. No. Riusciamo a risolverlo? Forse sì, però... Perché da qua non si può accedere alle mail private. C'è bisogno di avere l'account del professore. E se il professor Monti lo manda sulla email istituzionale della regione? Sì, però ci vuole un 10 minuti. Ok. Allora, Luciano, potremmo risolvere se tu inoltri... Non so se è ancora in collegamento. Allora, la soluzione potrebbe essere di mandare un'email. Non so se è ancora in collegamento. Sì, le può mandare, sì. Allora, vedi un attimo. No, io so con le pad, non ho confidenza. Me le mandi, le do l'indirizzo. Mi dia l'indirizzo suo. Cabina. Allora, cabina. Regia. Regia. Chioccio. Consiglio. Punto. Regione. Aspetti un attimo. Punto. Regione. Punto. Toscana. Uno un po' più corto, no. Giusto. Sì. Cabina, regia, consiglio, sì. Sì, sì. Okay. Eccoci. Pronto? Sì, professore, stiamo inoltrando le slide per poter... Abbiamo spapa. Io sto cercando di... perché c'è una funzione su Skype. Su Skype, ma non riesco a... l'ho usata tante volte, ma quando c'ho bisogno... Luciano, allora nel frattempo che noi cerchiamo di risolvere il problema, allora do la parola al professor Sartorelli, quindi tu interverrai dopo di lui tra circa 15 minuti. Non ho capito, scusa. Diamo ora la parola al professor Sartorelli. Sì. Anche io sono afono, per cui non riesco quasi a parlare. Ecco, allora va bene. Ci aggiorniamo tra 15 minuti. Ok. Bene, allora diamo la parola al professor Sartorelli dell'Università di Siena, che interverrà con una relazione in materia di sorveglianza sanitaria e dei relativi criteri. Sì, sì, ce n'è uno solo. Con queste frecce? Sì. Ok, qui... sono stato invitato a parlare di sorveglianza sanitaria e la cosa più nuova che c'è in questo campo sono i nuovi criteri di Helsinki, che hanno aggiornato criteri del 97
e documento molto importante per la, per l'autorevolezza del panel che lo ha definito. Al contrario. Ecco, ma perché c'è tanta attenzione nel mondo? Perché chiaramente alla conferenza di Helsinki hanno partecipato esperti di tutte le nazioni, anche extraeuropee, che c'è tanta attenzione nel mondo perché è in corso una vera e propria epidemia di malattie asbesto-correlate, con una certa differenza, nel senso che in Europa, in Italia in particolare, si stanno osservando effetti esposizioni avvenute diversi anni fa, perché i tempi di latenza di queste malattie sono molto lunghi, mentre invece nel resto del mondo, Sud America, Russia, eccetera, queste esposizioni, anche Canada, e queste esposizioni sono ancora in atto, quindi la situazione è ancora più grave. Qui vedete che l'OMS stima addirittura più di 100.000 morti l'anno per malattie di questo genere, e questo non deve stupire, in quanto la IARC, che è l'International Agency Research on Cancer, è un'emanazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e che realizza delle monografie sui cancerogeni periodicamente, ha ormai da tantissimo tempo stabilito la cancericità per l'uomo di tutti i tipi d'amianto, contrariamente a quanto viene asserito in ambito industriale, per esempio in Nord America, dove il crisotilo viene ancora considerato non così nocivo. Ma noi, oltre alle neoplasie, che purtroppo avvengono in queste popolazioni esposte, osserviamo molto più spesso delle patologie non neoplastiche, patologie che sono spesso costituite da delle placche pleuriche, che sono delle lesioni anatomiche per le quali non si riconosce nessuna evoluzione, e poi però in alcuni casi anche delle patologie dell'interstizio polmonare gravi, che sono costituite dall'asbestosi. Ora, quando noi osserviamo in un secondo livello, cioè dopo un filtro iniziale, andiamo a fare sorveglianza sanitaria sulle soggetti, sui lavoratori con esposizioni medie o medio-alte, noi troviamo un quarto, un terzo di lavoratori che sono ammalati. Quindi la percentuale, la prevalenza di malattie non neoplastiche di questo genere è veramente molto importante. Del resto, quando si parla di morti d'amianto, di solito si fa riferimento esclusivamente alle morti da mesotelioma, perché per il cancro del polmone, che è molto più diffuso e che quindi costituisce più frequentemente causa di morte, generalmente non si riconosce l'origine professionale. Del resto, pure per il mesotelioma siamo di fronte a delle sottonotifiche importanti, malgrado siano costituiti registri da vari anni. Il rischio da amianto è considerato oggi ancora quello di natura respiratoria. Per rischi a carico degli altri organi esiste solo un'evidenza al limite, borderline, per i tumori dell'apparato gastroenterico. Questo vuol dire che, visto che si parla di penale, difficilmente nel penale, dove ci vuole una ragionevole certezza, delle neoplasie che insorgono in organi diversi dal polmone pleura, difficilmente possono essere in questa sede riconosciuti come professionali, mentre invece per l'apparato gastroenterico si è aperta la possibilità del riconoscimento in campo assicurativo e civile. Questo lo dico da ignorante, naturalmente non è che voglio fare l'avvocato, ma diciamo l'evidenza scientifica è molto solida per l'apparato respiratorio, molto meno solida per il gastroenterico, e praticamente non c'è, ma non perché vuol dire l'amianto non faccia male, ma perché non ci sono studi che l'hanno dimostrato per altri organi. Andando avanti nelle ricerche, ovviamente si trovano generalmente, quando si tratta di cancerogeni, sempre più effetti, si dimostrano sempre più effetti a carico di nuovi organi, quindi non è che sto dicendo che l'amianto non è cancerogeno per altri organi, ma diciamo che l'evidenza scientifica è ancora ferma a questo.
La sorveglianza sanitaria, l'utilità della sorveglianza sanitaria, voi sapete, viene spesso negata. Ci sono, insomma, uno zoccolo duro di esperti, anche dell'amianto, anche in Italia, che non la vogliono questa sorveglianza sanitaria. Oramai però quello che è consolidato in campo scientifico sia in Italia che nel mondo è che comunque il lavoratore esposto a amianto, con pregressa esposizione a amianto, debba essere preso in carico e valutato dal punto di vista clinico per vari motivi, naturalmente clinici, per riconoscere le malattie professionali in ambito medico-legale, per motivi anche epidemiologici, per sapere quali sono gli effetti, quali sono stati gli effetti di queste esposizioni, e per motivi di giustizia sociale, perché il lavoratore che è stato esposto ad amianto deve sapere che ha dei rischi e il suo stile di vita si dovrebbe possibilmente adattare a questo aumentato rischio, per esempio smettendo di fumare, e in questo senso dovrebbe essere assistito. Per realizzare una sorveglianza sanitaria razionale bisogna standardizzare i metodi diagnostici, soprattutto quelli radiologici, e standardizzare la lettura, perché se no ci troviamo, come succede spesso, chi purtroppo ha avuto l'avventura di avere una patologia di questo genere senza raccolto, succede spesso che in centri radiologici diversi vengano date delle diagnosi differenti, perché proprio non c'è una standardizzazione nella modalità di effettuazione, soprattutto delle TAC, e nella loro lettura. Questi metodi standardizzati ci sono, non è che si devono inventare, sono stati validati. Naturalmente tutti questi esami dovranno essere gratuiti, perché questa è un'esposizione professionale. Quindi. Questi esami di sorveglianza sanitaria non sono assimilabili agli screening. Gli screening devono essere riservati alle popolazioni più a rischio. Che differenza c'è? Screening è costituito da un protocollo sanitario fisso che viene applicato in una popolazione di soggetti asintomatici selezionati per esempio per l'esposizione, oppure perché sono forti fumatori. La sorveglianza sanitaria invece è un approccio clinico, quindi al singolo soggetto, al singolo lavoratore, e per evidenziare l'entità dell'esposizione, la ipersuscettibilità che deriva anche da motivi genetici. Ho sentito prima la terribile storia dei due fratelli morti di mesotelioma, questo è chiaramente, se ci fosse un terzo fratello sarebbe molto a rischio, e se fosse stato esposto a amianto. Quindi ecco che queste condizioni di ipersuscettibilità, così come quelle legate a abitudini di vita, al fumo, eccetera, devono essere tenute presenti presenti nella sorveglianza sanitaria, e quindi le prestazioni, gli accertamenti sanitari che si fanno dovranno essere indirizzati al profilo di rischio individuale, non a tutti la stessa cosa, ma cose diverse, cioè TAC sì, TAC no, e via discorrendo, annuale, biennale, triennale. Logicamente un soggetto che è già affetto da asbestosi iniziale dovrà essere più seguito anche con esami TAC nel tempo. E veniamo alla dichiarazione di Helsinki, che del febbraio 2014, è stata questa conferenza nella capitale finlandese, e da questa conferenza, prima di tutto, in questa conferenza è stata prodotta una dichiarazione, l'Helsinki Declaration, sui principi generali etici che stanno alla base della sorveglianza sanitaria degli ex esposti, e poi la revisione dei criteri, degli Helsinki Criteria del 97, che sono sempre stati un documento di riferimento. La dichiarazione di Helsinki cosa dice? Dice che le patologie asbesto correlate devono essere diagnosticate. Questo, insomma, sembra una banalità, però francamente in altre sedi ho sentito a volte dei colleghi, anche insomma senz'altro molto capaci tecnicamente, medici, che dicevano: ma che cosa si diagnosticano a fare queste patologie, soprattutto le placche pleuriche, perché dice sono benigne, eccetera, eccetera. No, invece, voglio fare un inciso molto giuridico. Intanto, quelle anche in caso di mesotelioma o tumore polmonare dimostrano la intensa esposizione, e quindi questo è un punto importante ai fini della prova della violazione delle regole cautelari di prevenzione tecnica e di protezione individuale. Poi dimostrano anche la colpa, e invece nel nesso causale
permettono quel cosiddetto giudizio contraffattuale che dimostra proprio il nesso causale. Quindi, e per di più in ambito assicurativo permettono il riconoscimento dell'esposizione con l'articolo 13, comma 7, legge 257 del 92 che porta al pensionamento. Beh, in questo caso la legge, la giustizia segue l'etica, questa è un'affermazione di tipo etico, cioè devono essere comunque individuate e deve essere fatto tutto ciò che è possibile sia in termini medico-legali che in termini terapeutici e anche di assistenza per quanto riguarda i comportamenti a rischio di una popolazione esposta. E, per lo screening del cancro del polmone si dice che va valutato, ma solamente per le popolazioni più a rischio, perché al di sotto di un certo rischio è più il danno da radiazioni che, oltre che i costi, ma è più danno da radiazioni di quale sia il beneficio. Quindi prima di decidere uno screening bisogna valutare i criteri, con criteri costo-beneficio, rischio-beneficio, la popolazione che si vuole screenare. I lavoratori devono essere logicamente informati. Anche questa è una cosa, va un po' contro quello che si diceva, questa è Helsinki Declaration, non è Pietro Sartorelli. Va contro a tante considerazioni, tanti esperti dicevano ma perché allarmare queste popolazioni che sono state esposte? Io ora all'inizio va bene, ma ultimamente ho detto guarda, che queste popolazioni sono già allarmate, non è che le allarmiamo noi a fargli le diagnosi. E non è che si vuole allarmare nessuno, ma se uno ha un rischio, così come un fumatore, l'allarmerò, perché a un certo punto è giusto che possa anche cambiare i suoi comportamenti. E veniamo ai criteri di Helsinki. Qui parlano di follow-up. Invece in sorveglianza sanitaria è una cosa singolare perché di solito si parla di follow-up quando uno ha una malattia, quindi faccio il follow-up dell'asbestosi, il follow-up di una persona che ancora è asintomatica, un po'. Comunque il significato è lo stesso, dice quello che si diceva prima, cioè che la sorveglianza sanitaria deve essere di tipo sartoriale, cioè deve essere cucita addosso al singolo lavoratore, non si può dire... Qui all'inizio in queste occasioni mi chiedevano ma quale protocollo utilizzate? Quale protocollo utilizziamo? Utilizziamo un protocollo diverso per ogni singolo lavoratore e deriva da tante cose. Stabilisce, quello che si diceva prima, la necessità della standardizzazione della diagnosi TAC, ora c'è validata una metodica che è l'ICOED, International, e vi lascio stare tutto il significato dell'acronima, comunque la classificazione della HRCT, che permette la standardizzazione, questo serve a fini epidemiologici ma anche medico-legali, anche per esempio per riconoscere un aggravamento su base oggettiva, perché se si fanno diagnosticare, si stanno a refertare due TAC da due radiologi bravissimi diversi, scriveranno delle cose un po' diverse, poi alla fine non si capisce se le diagnosi corrispondono, se c'è un aggravamento, se non c'è, invece con questi sistemi che riprendono, quello è stato fatto tanti anni fa, con l'ILO-BIT, cioè il sistema di classificazione delle radiografie, riprendono quel concetto e non potrebbe essere altrimenti che per la TAC, perché oggi con le radiografie chiaramente difficilmente riusciamo a diagnosticare, facciamo diagnosi di placche pleuriche, difficilmente facciamo diagnosi di malattia interstiziale, perché fortunatamente le asbestosi che vediamo noi oggi non sono le asbestosi degli anni 50, degli anni 60 e ci vogliono dei metodi più fini per diagnosticare. Quello che invece si ha perso un pochino quota sono i biomarcatori, la famosa mesotelina, quindi infatti noi non la facciamo più perché alla fine se un indicatore non è affidabile poi ci dà delle false, lì sì che uno si allarma per niente, no? Dà delle false informazioni e quindi non è utile, anzi è disutile. La diagnosi istologica dell'asbestosi è basata sul riscontro istologico, quindi sul pezzo, quindi è piuttosto raro poterne disporre, fortunatamente è difficile arrivare alle biopsie polmonari. Si può fare per esempio in un caso di tumore, dove c'è una lobectomia, si può andare a vedere istologicamente come sta il polmone sano, tra virgolette, che dovrebbe essere sano, e comunque diciamo che l'asbestosi non differisce da altre malattie interstiziali non professionali se non per la presenza di corpuscoli di fibre d'asbesto.
quello che è importante è che l'assenza di queste fibre, la negatività di queste fibre non vuol dire che non è asbestosi, è solo la positività che è probante. Per quanto riguarda gli screening, ci si rifà a quella, alla validazione che c'è stata nel National Lung Screening Trial finito nel 2010, dove si era trovato una efficacia della tacrolodosi in una popolazione di forti fumatori, cioè soggetti oltre 50 anni, come vedete, ma sotto gli 80, che oltre gli 80 anni non ha senso fare screening e sorveglianza sanitaria, che hanno fumato nella vita più di 30 pacchetti anno. 30 pacchetti anno vuol dire, in soldoni, fumare un pacchetto di sigarette al giorno per 30 anni. O una cosa equivalente, o due pacchetti per 15 anni e via discorrendo. Quindi vedete, persone molto a rischio di cancro del polmone. Quindi se c'è un rischio assimilabile, tenendo conto che c'è una sinergia con l'asbesto, si può anche arrivare a fare screening. Però naturalmente gli screening sono guidati da epidemiologi, è un affare tra epidemiologi e radiologi, i medici del lavoro sono un po', mentre invece i medici del lavoro sono il fulcro della sorveglianza sanitaria. Niente, ora finisco rapidamente nel dire che la Regione Toscana si sta muovendo in campo della sorveglianza sanitaria. Dopo tanti anni, già c'era un documento del 2001 che sanciva la necessità, l'opportunità di fare una sorveglianza sanitaria, purtroppo è rimasto lettera morta. Adesso è partito tre anni fa un lavoro di un gruppo dove partecipo anch'io, che ha recepito documenti delle ricerche ministeriali in merito, ora anche i criteri di Helsinki, ha superato una fase di sperimentazione e ha individuato abbastanza in maniera precisa il bacino di lavoratori che sarebbe interessato a questa sorveglianza. E ha fissato un periodo di sorveglianza che va dal 2016 al 2024, tracciandone i costi che appaiono francamente sostenibili perché sono spalmati. Adesso bisognerà vedere se la Regione Toscana avrà la possibilità di andare su questa strada. Io penserei che fosse opportuno, anche se un po' tardivamente, però mettere in atto una sorveglianza sanitaria che sia razionale, coordinata in tutto il territorio, perché fino ad oggi in pratica ci si trova ad assistere a sorveglianza, si è trovate ad assistere negli anni a sorveglianza sanitaria che ognuno di noi ha fatto utilizzando metodi leggermente diversi, in zone diverse, quindi un'azione non coordinata, sporadica, eccetera. Grazie. Ringrazio il professor Sartorelli, professore ordinario di medicina del lavoro presso l'Università di Siena e tra i massimi esperti internazionali in materia di amianto, nonché, e ci onora, componente del nostro Comitato Tecnico Scientifico Nazionale. Ricordiamo anche gli studi del padre, il professor Emilio Sartorelli, che è stato uno dei maestri della medicina del lavoro italiana, e collaboratore del professor Vigliani presso l'Università di Milano, la Clinica del Lavoro di Milano, e autore di studi molto importanti per quanto riguarda il danno che le fibre di amianto recano al sistema cardiocircolatorio. Ho rinvenuto un paio di studi addirittura diciamo scritti a macchina proprio dell'epoca e che abbiamo inserito abbiamo una raccolta dell'ONA dove sono inseriti e già mi pare che intervenne anche a Saint Vincent, quindi in Val d'Aosta nel 71, ma addirittura ancora prima nel 56 e nel 67 anche in ambito internazionale per segnalare gli effetti dell'amianto proprio su questo, sul sistema cardiocircolatorio. C'era la commissione della CECA. Esattamente. Ha finanziato tantissimi, era più orientato verso la sicurezza. Esatto, esatto. E lui li scrive in francese, io in francese.
e abbiamo negli archivi ONA, ho avuto la fortuna di trovare, con l'aiuto anche del dottor Pitotto, che è un medico del lavoro di Torino, l'intervento dattiloscritto in francese. Passerei come Osservatorio Nazionale Amianto, quindi ho il piacere di ricordare questa figura di sommo scienziato italiano che ci ha lasciato da poco, con nostro sommo dispiacere ci ha lasciato da poco, e quindi rimarranno nella memoria gli impegni come medico e come scienziato apprezzato in ambito internazionale e ancora ricordato nella letteratura scientifica nazionale, e le cui orme sono ora seguite, anzi già dal 2001 come ordinario di medicina del lavoro dell'Università di Siena, dal professor Pietro Sartorelli, che tra l'altro ha contribuito a salvare centinaia di vite umane con diagnosi precoce di tumori polmonari e di altre gravi patologie. Anche molti cittadini residenti nel Lazio, anche molti di più in provincia di Latina, tumori polmonari diagnosticati al primo stadio, per i quali la terapia chirurgica ha avuto l'effetto di evitare la metastatizzazione e quindi il decesso. Proprio recentemente due casi di tumori, e quindi questi signori sono venuti e mi hanno riferito che grazie alla diagnosi precoce hanno potuto sopportare un intervento chirurgico risolutivo che ha impedito la morte, e questo è un punto molto molto importante. E senza animo di far polemica, ma visto che c'è qui anche il consigliere Quartini, faccio presente che come ONA spesso siamo andati in contrasto con il presidente della regione Lazio e della regione Toscana per il fatto che la struttura di medicina del lavoro di Siena, che è quella di riferimento, quindi la clinica del lavoro che il professor Sartorelli dirige, è ridotta all'osso per la scarsità dei finanziamenti regionali. Addirittura due soli posti letto, che è veramente una cosa, un centro di riferimento regionale con soli due posti letto, mi sembra veramente una cosa scandalosa, proprio scandalosa. Tra l'altro, tempo fa era stato pure ridotto a un posto letto, al che come ONA io fui costretto a fare una diffida al presidente della regione per il fatto che si allungavano i tempi di controllo, e questo avrebbe potuto determinare dei ritardi diagnostici e quindi la irreparabilità poi agli effetti della salute. Ricordo che l'allora assessore regionale intervenne per ripristinare il secondo posto letto. Io penso che non sono un medico e naturalmente non sono un esperto di organizzazione sanitaria, quindi non dico niente, però un reparto di medicina del lavoro con due posti letto in un policlinico e di riferimento poi la struttura per tutta la regione mi sembra veramente un non senso. A fronte di spese, ho sentito qui in Toscana, anzi lo ha trasmesso Reporter o altre trasmissioni, spese per corsi di formazione a non finire, nello stesso comune di Firenze, spese di rappresentanza del precedente sindaco per più di 600.000 euro. Poi invece se si chiede di rafforzare le strutture di sorveglianza sanitaria, si dice che non ci sono fondi e non ce ne vorrebbero tantissimi di questi fondi. Ciò detto, passerei subito la parola alla dottoressa Lucia Astorre, medico legale, psichiatra forense, criminologa, neurologa e CTU del Tribunale di Firenze. Noi la ringraziamo, dopodiché daremo la parola al professor Mutti perché mi dicono che abbiamo risolto i problemi tecnici. Io intanto la ringrazio, faremo poi un convegno anche sul settore specifico militare. E, tra l'altro, come ONA abbiamo realizzato un nostro rapporto ONA dei mesoteliomi, quindi che punta molto sull'aspetto delle vittime nel campo militare. Esattamente. E abbiamo
tra l'altro, in questo settore il nostro registro riporta 621 casi di mesotelioma. L'INAIL e RENAM non hanno ancora pubblicato i loro dati aggiornati, quindi noi abbiamo invece pubblicato il nostro registro e dal nostro registro, ma anche dalle cause penali in corso, molte delle quali, in molti processi penali nei quali io sono costituito parte civile come legale delle vittime e dei familiari, abbiamo fatto un conteggio e ci risultano più di 600 solo tra mesoteliomi. E quindi il campo militare è di piuttosto rilevante. Consideri anche lo stesso dottor Guariniello, la Procura di Torino, sta aprendo un procedimento per il famoso amianto negli elicotteri dell'Augusta. Quindi passo a lei la parola. Grazie mille. Allora, io qui mi trovo molto in imbarazzo perché io ho conosciuto l'avvocato Bonanni e venivo a fare una conferenza più di diritto militare. Nel senso, io mi interesso del problema dell'amianto nel Ministero della Difesa, quindi elicotteri, marina militare. Quindi tutto, pensavo un attimo, sia come medico legale che come psichiatra, di portare avanti il discorso delle cause di servizio e dei risarcimenti delle cause di servizio, dei risvolti penali in ambito militare e poi tutto quello che riguardava il risarcimento, non solo come sul profilo biologico ma anche sul profilo psichico. Infatti chi ha un danno di questo genere non è soltanto è una persona che deve essere rispettato, non solo come persona malata tra virgolette, ma anche come persona che deve avere anche dei diritti, diritti di rispetto alla salute, ma diritti anche economici. Io purtroppo, noi medici legali siamo una brutta razza, perché col nesso, il problema famoso del nesso di causa, poi abbiamo sempre due finalità, il risarcimento del danno. Onestamente, ecco, sentendo un attimo le persone che mi hanno parlato prima, non tanto il collega di Siena ma anche gli altri, sono rimasta un attimo sul chi va là, perché qui il problema grosso che invece è emerso, e ne parlavo prima, è il problema ben diverso, cioè un problema dei minori. E cioè gli adulti vanno tutti rispettati e poi vi dirò delle cose specifiche, però mi sono un attimo fermata su quello che sono gli aspetti veramente penali di una situazione di questo genere. Purtroppo in Italia non siamo, fare le leggi non vuol dire nulla, il problema è quello di eseguire e farle a un certo punto, poi portarle avanti queste leggi. Noi abbiamo, come nell'INAIL nel febbraio 2015, ha finalmente aperto le porte al problema dell'amianto e poi i nessi di causa ce l'avete tutti voi in mano, inutile che ve le venga a dire io. Ora c'è questo problema grosso dei bambini e di tutto un ambiente che gira intorno alle scuole, bidelli, insegnanti, da questo genere, ma specialmente i bambini, che un attimo, ecco, mi farà mettere un po' da parte anche il problema dell'amianto come nelle forze armate, ne parleremo forse in un altro momento, anche perché qui a mio avviso c'è una sensibilizzazione, come nell'adulto con la procura, con i minori ci sarà una sensibilizzazione alla procura minorile che bisogna prendere in mano, perché chiaramente la prevenzione è la cosa più grossa in questo momento, e quando uno è malato purtroppo è un dato di fatto, quindi sul dato di fatto bisogna andare soltanto a vedere come tamponare una situazione, perché non è volga, va verso il decesso, e una volta affrontato il decesso, io come psichiatra forense, vedere quali anche sono i diritti di una persona morta sugli eredi. Noi quando abbiamo un incidente stradale con un bambino o con un adulto, chiediamo il danno biologico dal lutto, perché non richiederlo anche ai familiari dell'amianto, dei danni biologici dal lutto anche grossi, che riguardano non solo la moglie ma anche gli eredi di primo grado che girano intorno alla figura del deceduto. Importante una cosa come medico legale che sottolineo ritornando all'adulto è anche il discorso che bisogna un attimo formalizzare sotto il profilo medico legale. Il nesso di causa è una delle cose più grosse e più importanti, il nesso di causa sia a livello diagnostico ma anche temporale.
Il problema, ricordiamoci, la persona malata di amianto non ha soltanto un danno perché si ammala, ma anche ha una capacità lavorativa. Qui rientro come medico legale, una capacità lavorativa generica e specifica. Bisogna a un certo punto richiedere cosa? Se una persona come voi si ammala, va all'INPS, può chiedere l'assegno mensile, può chiedere l'inabilità, può chiedere tutto. Però c'è anche un risarcimento che lo Stato prima o poi deve anche ampliare, lo stanno già trattando, e il danno alla capacità lavorativa del soggetto, perché persone giovani poi non solo si ammalano, ma non riescono neanche a fare altri residui lavorativi. Quindi ci sono dei danni economici emergenti che bisogna in tutti i modi affrontare nell'adulto. Nei minori c'è il danno alla salute del minore, che è anche a tutto quel mondo che partecipa nelle scuole. Non basta chiudere le scuole, perché chiudere una scuola non vuol dire chiudere il problema, questo me lo insegna lei veramente, e non basta soltanto, cosa che giustamente il collega ha fatto, fare quello che è l'esempio delle attività. Io ammiro molto Siena e posso dire che mio padre era professore ordinario a medicina legale e conosceva bene suo padre, quindi glielo dico, quindi è una persona estremamente di massimo rispetto, però purtroppo in Italia questi protocolli che noi vediamo, se togliamo amianto e ci mettiamo un'altra malattia, sono uguali. Il problema è poi l'esecuzione di questi protocolli, perché bisogna che, e devo dire, ma non per fare, che voi siete estremamente bravi in quella zona, lo vedo anche in altri tipi di servizi, estremamente diligenti in questa cosa che purtroppo in altri distretti siamo ancora in alto mare. Per cui io, ecco, in questo senso non so quanto vi può interessare il discorso della causa di servizio o dei militari o del fatto degli elicotteri, dell'aviazione, quanto più che altro eventualmente parlare con anche un dialogo reciproco di quello che è il rispetto della persona, sia sul nesso di causa ma anche su quello che poi purtroppo è un problema grosso, anche il risarcimento economico. Perché chiaramente la morte non è soltanto la morte, ma anche una persona che muore, tipo quella della signora, non solo è un'azione dilaniante, ma lascia anche difficoltà economiche che vanno rispettate. Perché la signora, a mio avviso, deve essere, ha due bambini mi sembra, no? Aver capito, deve essere rispettata una volta creato il nesso di causa, anche a livello di risarcimento di questi danni psicologici che non si tolgono più per tutta la vita. Quindi su questo io sono molto rigida su questo problema qui, quindi non solo il risvolto penale, perché insomma noi si apre un codice, dopo 20-40 giorni è lesione personale grave, siamo tutti imputati, però qui si sta parlando di anni di sofferenze da questo genere. Sensibilizziamo anche l'aspetto penale, che è molto facile se uno lo vuole sensibilizzare, perché sono lesioni personali gravi e addirittura portano al decesso. Infatti io sono molto d'accordo sulla sentenza di Torino, dove si parla di amianto come disastro ambientale. Basta vedere quello che è successo in Puglia, non è soltanto l'Ilva, questo genere, ma nessuno si è mai chiesto, ma il Mediterraneo com'è? Perché nel Mediterraneo nessuno ha mai parlato del Mediterraneo, di tutte le problematiche legate al Mediterraneo. Per cui, ecco, io ripeto, rispetto al mio argomento mi tiro un po' indietro, perché non credo che ne parleremo in un'altra situazione. Ne faremo uno ad hoc per il settore, esatto, militare. Io, ecco, insisterei molto sul discorso delle scuole, perché è un messaggio molto grosso che non dobbiamo dare soltanto in Toscana, ma dobbiamo dare un po' in tutta l'Italia, perché lo stesso problema viene molto grosso nella regione, devo dire, del Lazio, sì. Questo grosso. Nella città di Roma è drammatico. Esatto. E comunque noi abbiamo attivato le varie procure con degli esposti circostanziati. Esatto. E per esempio a Milano il problema è stato quasi risolto. A Milano, infatti, sì, questo lo sapevo anch'io perché ne ho seguite anch'io di una. Però ecco, il problema grosso che noi abbiamo, perché noi medici legali in un certo senso siamo comodi, quando abbiamo le situazioni di patologie, a chi ci rivolgiamo? Al pneumologo,
al medico del lavoro e poi noi cosa facciamo? Facciamo il risultato, c'è il nesso di causa, c'è il danno e quantifichiamo il danno. Il problema è proprio riuscire a superare a livello politico questo problema del nesso di causa, che è il punto chiave che voi avete estremamente rigido. Lo vediamo all'INAIL, lo vediamo ora, ripeto, nell'INAIL volevo parlare proprio perché anche l'INAIL finalmente all'inizio del 2015 si sta interessando di forze armate dopo tanti anni di lotte continue. Però se noi facciamo una statistica all'INAIL con i morti di mesotelioma o altre situazioni abbiamo delle risposte che sono, come diceva giustamente il collega, abbastanza particolari. Perché? Perché si parla di 600 o di 108 casi, però sappiamo che le dimensioni sono estremamente più grosse perché purtroppo Quelli sono solo i mesoteliomi, quindi diciamo a fronte di 621 casi di mesotelioma noi ne stimiamo 1.200 di tumori al polmone, perché ne consideriamo il doppio dei mesoteliomi e quindi arriviamo a 1.800. Sommando tutti gli altri tumori ne abbiamo diciamo stimati circa 2.500. No, ma quindi io parlerei anche di disastro ambientale nelle scuole in questo senso, cioè sarei un attimo per il problema è un altro anche molto grosso, c'è necessità di divulgare questo problema perché purtroppo la gente, sì, molte persone anche per opportunismo non lo fanno di divulgare, tipo mi diceva appunto l'insegnante che non vuole essere coinvolto eccetera, delle situazioni del genere. Il problema è la divulgazione del problema, che faccio un esempio molto banale. Ieri ero a fare uno sfratto con due poliziotti e uno di questi, ho detto guardate domani parlo proprio sull'amianto nelle forze armate, venite anche voi. Eravamo lì come battuta, quelli mi guardano e mi fanno, il più anziano verso il collega, dice ma lo sa che il mio collega, a questo ragazzino, è 6 mesi che non beve l'acqua? Perché siamo in un ambiente pieno di amianto. Io sono rimasta molto gelida, molto anche perplessa e anche un indice di sofferenza, perché questo è un messaggio, questi due ragazzi che ieri facevano lo sfratto con me hanno mandato un messaggio chiaro della situazione italiana, non fiorentina. Cioè il problema, nessuno sa niente o se si sa è meglio star zitti. Qui bisogna, ecco, con le scuole, io mi anche rendo protagonista, con la procura bisogna smuoverci sicuramente. Va bene, grazie. Ringraziamo la dottoressa Store. Volevo sapere se con Mutti siamo riusciti a fare il... Professor Mutti, mi sente? Io sì, sì. Allora, abbiamo pure le diapositive, quindi do a lei la parola. Ok, ce l'abbiamo fatta allora. Bene. Vabbè, innanzitutto scusate l'impiccio logistico, è proprio impossibile arrivare in tempo mattina, perché non c'erano voli, abbiamo lezione fino alle 6. Peraltro sono quasi afono perché ho dovuto parlare 4 ore ieri sera, ieri dalle 2 alle 6. Avevo lezione. Vabbè. Allora io non so se voi vedete la prima diapositiva, adesso non è facile. Comunque sostanzialmente quello che volevo dire, peraltro volevo ringraziare l'avvocato Bonanni perché è sempre instancabile per parlare queste cose, e la dottoressa Scione che veramente è un esempio di buona magistratura, così come c'è la buona sanità in Italia c'è anche la buona magistratura. Magari. Allora Luciano, dalla tua diapositiva
la prima, si vede Totò e Peppino che vendono la fontana di Trevi. No. Allora, questa diapositiva forse allude al fatto che fa riferimento forse alla cosiddetta teoria della trigger dose. Sì, ma tornate indietro perché non è quella la prima, comunque non è importante, se quella è la prima per voi non so cosa sia arrivato, va bene così, non è la prima. Vabbè, ci siamo? Ci siamo. Ok? Posso cominciare? Poi. Prego, professore, può continuare. Ok, allora, è la prima diapositiva adesso? Sì, è la presentazione. Ascolta, dunque, quello che volevo innanzitutto ringraziare l'avvocato Bonanni, perché vedo sempre che lui è instancabile, a differenza mia. E il professor Sartorelli, il dottor Ascione, che rappresentano anche la buona sanità italiana e la buona magistratura rispettivamente, e anche l'avvocato Rossi, che non ho il piacere di conoscere direttamente, ma che si è prodigato per questo problema informatico di oggi. Sì, io la vicenda sulla carcinogenesi da mesotelioma è un po' una storia esemplare, no? Per cui in inglese si definisce, c'è un modo di dire che è cautionary tale, perché è una storia esemplare, perché ci dà l'esempio di quanto si possono commettere errori, magari anche in buona fede, e quanto non sia facile a volte poi tornare indietro una volta che l'errore è stato commesso e si continua nel solco dell'errore. E adesso qui subentra il dottor Peppino, nel senso che talvolta io ho avuto occasione, così a livello puramente così per un anno, a livello amichevole, di rivedere alcune perizie fatte per, come dire, affermando delle tesi che francamente sono un po' come la vendita della fontana di Trevi, no? Tra queste sicuramente una di queste è quella della fibra killer, che però mi pare ormai sostanzialmente tramontata, anche se talvolta riaffiora ancora. E adesso vedo che è abbastanza di moda questa storia della chi ha causato la prima cellula tumorale, quindi chi è alla fine responsabile, quindi nessuno è colpevole perché nessuno sa di fatto risalire a chi era responsabile in quel momento dell'esposizione del soggetto nel momento in cui la prima cellula tumorale è emersa, che è una speculazione di tipo puramente sofistico. Insomma, sapete, i greci dicevano il soros, quanti chicchi ci vogliono per fare un mucchio e qual è l'ultimo chicco che dà il mucchio, ed era un classico sofismo. Quindi qua non si parla di soros. Okay. Adesso velocemente, okay, andiamo pure avanti con la posta. Io velocemente vi faccio... Si faceva tanti anni fa, quando non c'era il computer, avanti con la posta. Sì, abbiamo proseguito con la slide. Ok. Fino a poco tempo fa, una delle ipotesi più accreditate, che era l'asbesto, tra le cose che facesse, c'era anche l'attivazione di fattori di crescita. Qui vedete sulla membrana, purtroppo non avendo pointer è difficile, ma la linea gialla sopra, diciamo, quel disegno giallo della membrana cellulare, quelli rossi sono i recettori e i quadratini o i circolini di vario colore che ci sono sopra il recettore rosso sono i fattori di crescita, e si pensava che l'amianto sostanzialmente attivasse i fattori di crescita, desse poi inizio a una segnalazione biochimica che vedete nel blu sotto il giallo, che poi a sua volta arriva a livello del DNA bianco e induceva dei geni sostanzialmente di proliferazione. E questo è andato avanti per molti anni. Andiamo avanti alla prossima.
che in realtà dobbiamo cercare di rendere chiaro, se posso essere in grado, è che evidenze sperimentali ci hanno consentito di dire che questo, esempio, l'attività dei fattori di crescita è un'attività limitata, relativamente limitata nel tempo, e sostanzialmente limitata alla semplice trasformazione cellulare, la vedete in rosso nel titolo, è solo trasformazione, perché se voi vedete le tre immagini grigie, quelle a 7 giorni sono cellule mesoteliali normali, quelle a 1 mese sono cellule mesoteliali dopo stimolazione con amianto, che in gran parte muoiono, a 2 mesi appaiono le cellule trasformate, che sono quelle due macchiette indicate dalle frecce nere. Quelle due macchiette lì sono cellule trasformate. Non sono ancora cellule tumorali, ma sono cellule che potrebbero diventare tumorali. Okay? Se voi guardate nel quadrato bianco, dove ci sono degli istogrammi, è inutile che ci soffermiamo sugli istogrammi di per sé, ma dimostrano come un fattore di crescita importante, come quello segnalato dal cerchietto rosso, è importante solo fino a quando le cellule sono ancora normali. Da trasformate poi, che è l'ultimo istogramma sulla destra, okay, l'azione del fattore di crescita non ha più alcuna importanza. Cioè, le cellule mantengono il loro stato di trasformazione anche senza fattore di crescita. La domanda sorge spontanea, direi: che cos'altro funziona e che cos'altro manca perché da queste cellule trasformate si arrivi al cancro? Ok? Andiamo avanti ancora di una. Questo è un lavoro pubblicato da Michele Carbone alcuni anni fa ormai, in cui si dimostra come l'asbesto, cosa peraltro già nota, sia in grado di indurre un forte stato infiammatorio nella pleura, sostanzialmente siamo andati alla prossima diapositiva, sì. Sostanzialmente dovuto all'azione di una proteina che si chiama immobility protein, che non è praticamente importante in questo momento quale proteina sia in grado di dare l'infiammazione, ma ha passato un messaggio che un ruolo importante dell'effetto dell'amianto è quello infiammatorio. Prima era più speculato che dimostrato, questo è un lavoro che sicuramente lo ha dimostrato. Ok, è tanto vero che l'infiammazione è importante che vedete, passiamo pure alla prossima diapositiva, che quest'anno sempre Michele Carbone ha pubblicato un altro lavoro in cui si vedeva come una semplice terapia con aspirina, che è un effetto antinfiammatorio classico. Vedete il quadrato, ci sono due grafici, quello sulla vostra sinistra, fa vedere come l'aspirina, che è sostanzialmente la linea rossa, riduce la carcinogenesi, cioè blocca sostanzialmente la crescita e la carcinogenesi e la progressione e particolarmente la progressione di cancri messi su animale. Quindi è chiaro che il processo infiammatorio, se può essere bloccato da una semplice aspirina, gioca un ruolo fondamentale. Queste sono due dimostrazioni forti, cioè quella del quello che i fattori di crescita sono importanti fino a un certo punto e da lì in poi non sono più importanti. La seconda, che subentra il processo infiammatorio, che probabilmente attiva anche altri fattori di crescita a loro volta, cioè ecco, attiva segnali biochimici attivati prima dei fattori di crescita, che è diverso, che quindi non ha bisogno di fattori di crescita, ma ha bisogno di segnali biochimici. E il blocco dell'infiammazione blocca la carcinogenesi. Quindi siamo tipo lontano da dove siamo partiti.
Allora, se passiamo alla prossima, molto velocemente. Ce l'abbiamo? Sì, sì, prego. Abbiamo una slide che è semplificata, però rende il senso, dà abbastanza senso. Partiamo dall'amianto in cima, ok? Che può dare morte cellulare, ma può anche dare infiammazione attraverso quello che io chiamo qua, la vedete nell'estrema destra, High Mobility Protein 1, HMP1. Quindi sotto c'è una freccia che fa vedere che c'è un processo infiammatorio, lo vedete, un'infiammazione cronica, sustained inflammation, è per infiammazione cronica, dell'ultima parola in fondo sulla destra in rosso. D'altra parte l'asbesto induce, come vedete, un segnale biochimico, quello che vi ho fatto vedere prima, e infatti se vedete l'ultima fila, le ultime parole sull'estremo sinistro, c'è attivazione del segnale, aumento dell'esistenza della tossicità, e questa è un'attivazione del segnale che può benissimo avere niente a che fare con l'attivazione dei fattori di crescita. Tutto questo porta alla trasformazione cellulare, ultima parola in rosso sulla destra, che insieme all'infiammazione cronica, da questi modelli sperimentali, dimostrano chiaramente indurre carcinogenesi. Insieme, l'infiammazione cronica è fondamentale per indurre il cancro di cellule già trasformate attraverso altri meccanismi. Allora io cerco di, ho finito già, è facile, cerco di assumere qual è il messaggio. L'asbesto di per sé c'è segnale biochimico che vi ho fatto vedere prima in quelle macchiette, e segnale biochimico trasforma la cellula, ma da sola non è in grado di renderla neoplastica. Una cellula trasformata è una cellula che si comporta in maniera anomala, tanto per essere chiari, vive in maniera prolifera di più, è più resistente, non è ancora neoplastica. Quando l'amianto contemporaneamente induce un processo infiammatorio cronico, è importante che sia cronico, partecipa a sua volta al processo infiammatorio, di fatto da danni genetici al DNA, e a questo punto sì, induce cancro. Infatti, come vedete, avete visto la prossima diapositiva? Siamo andati alla prossima? Sì. Ok. Come vedete c'è sostanzialmente la prima riga è trasformazione in rosso, la seconda riga è carcinogenesi in rosso, la terza riga è un altro concetto che deriva sostanzialmente è un corollario del postulato. L'infiammazione cronica che interessa l'intera pleura è sostanzialmente la causa di quello che noi chiamiamo i tumori metacroni. Cioè qui non è che nasce la prima cellula tumorale e da quel c'è il tumore, quindi bisogna andare a vedere quando quella cellula tumorale viene fuori. Anche perché è impossibile. E se così fosse, se noi cerchiamo il responsabile, diciamo così, della malattia di un soggetto perché l'ha esposto e lo cerchiamo in base a quando la prima cellula tumorale è comparsa, penso che sia assolutamente inutile a fare alcun tipo di iniziativa giudiziaria a vari gradi e livelli, in ambiti diversi, civilistici o penali o quant'altro, perché è semplicemente impossibile da dimostrare. Impossibile. Quindi tanto vale smettere. Diverso è quando entrano questi messaggi, che sono peraltro scientificamente basati, non sono speculazioni personali, che in questo caso dimostrano come un'infiammazione cronica sia il cosiddetto background, ok, che duca la comparsa di un cancro in una zona della pleura, ma che sostenga la comparsa di cancro anche in altre zone della pleura, e lo possiamo definire un cancro metacrono, diciamo così, cioè che viene dopo.
tanto è vero che la carcinogenesi sostanzialmente porta alla fine a un quadro multinodulare della pleura. Mai, molto raro trovare un paziente, ci sono, ma sono rari. In biologia purtroppo non esistono numeri assoluti, se no sarebbe troppo facile. Però la prevalenza dei pazienti presenta quadri diffusi di malattia. Proprio per, e quando diventa poi clinica, perché quando tu hai un noduletto tumorale difficilmente fai la diagnosi, perché non dà sintomi. Fai diagnosi quando i tumori, ahimè, i noduletti sono tanti. Allora a questo punto è chiaro che esiste una storia molto chiara che dice l'asbesto trasforma le mie cellule, ma non è sufficiente fino a quel punto. Ma l'asbesto purtroppo dà anche infiammazione e crea le condizioni perché quelle cellule trasformate diventino tumorali vere e proprie, cellule tumorali vere e proprie. E la comparsa del primo tumore potrebbe anche essere limitata a quella zona se il processo infiammatorio non fosse esteso a tutta la pleura e quindi le condizioni di rischio siano tali per cui compaia il tumore su tutta la pleura. Ripeto, dal momento che io ho parlato di Fontana di Trevi ho trovato davvero abbastanza spesso delle teorie bizzarre ovviamente nell'ottica del gioco delle parti, capito benissimo. Però io credo che ci si debba veramente limitare a quello che le evidenze scientifiche dimostrano, e le evidenze scientifiche su questo sono davvero scientifiche. Se passa alla prossima diapositiva, concludo sempre, come sempre, in ambito di dobbiamo fare nuove strategie terapeutiche. Dobbiamo pensare in modo diverso a come dire, trovare un nesso giusto, equo, che sia equo sia per del danneggiato che del danneggiatore, mi permettete la licenza. Dobbiamo ragionare in modo nuovo, okay? E dobbiamo approcciare il problema della carcinogenesi dell'amianto su fondamenti scientifici e, se vogliamo, anche con un approccio fresco dal punto di vista mentale, basato e non andare nel groove, come dicono qua in Inghilterra, cioè non continuare a fare quello che hanno sempre fatto gli altri o difenderci da tesi come quella della Fontana di Trevi, perché se noi continuiamo a difenderci su tesi come la Fontana di Trevi dovremmo dire che la Fontana di Trevi forse non si può vendere, però io non faccio mai vedere l'atto di chi, non so come si chiama, certificato di proprietà che la Fontana di Trevi di qualcun altro io non la posso vendere. Invece noi dimostriamo che quello che dicono non è fondato su dati sperimentali, e quindi non fare come fa qui il Teddy Bear, scende le scale prendendo la testa. Dice, ma forse c'è un altro modo di scendere, se solo avessi un attimo di tempo per pensarci su, magari forse ce la farei. So, io ecco, vorrei proprio che noi non fossimo quel Teddy Bear lì che scende battendo la testa. Ma credo che non lo siamo, non saremo. E quindi lasciatemi citare Mark Twain, se fa sempre quello che hai sempre fatto, avrai quello che hai sempre avuto. Io ho finito di tediarvi. Bene. Spero che sia chiaro. Sì, professor Mutti, adesso lo sintetizzerò, cercherò di sintetizzarlo in 30 secondi. Il discorso della capacità infiammatoria dell'amianto è fondamentale perché dimostra che anche che le successive esposizioni comunque inducono la trasformazione, le successive esposizioni di amianto, e quindi la dose induce, ovvero accelera il processo cancerogeno e quindi anche abbrevia anche i tempi di insorgenza della patologia. E quindi Ezio, scusa se ti interrompo, se potete mettere la diapositiva sul messaggio, take home message, quello deve essere il penultimo. Esattamente, quindi quella riassume esattamente qual è la storia. Quindi le ulteriori esposizioni ad amianto
e anche in ragione della dose di esposizione, quindi della intensità, quindi tempo ed entità dell'esposizione, danno ragione di una trasformazione cancerogena e abbreviano anche i tempi di insorgenza del tumore, sostanzialmente gravità e insorgenza e tempi di Ezio, insorgenza. Scusa un attimo se ti correggo, ma d'altra parte non sei nel tuo mare. Rarinante singurgite vasto. L'asbesto da solo, attraverso segnali biochimici, trasforma l'infiammazione sottostante, sì, si somma alla trasformazione semplice da cancro. Ho capito, Ok. Bene, è chiaro. È chiaro, quindi va a rinforzare. Noi no, scusa se ci finisco. Noi non possiamo dire che quell'infiammazione lì è stata causata solo da quel, in quel momento in cui il cancro è comparso, perché quella infiammazione lì produce cancro negli anni. Sì. Prima in un punto e poi in un altro, sostanzialmente. Finito. Ok, è chiaro. Bene, noi ti ringraziamo del tuo intervento, speriamo la prossima volta di averti presente, spero a metà dicembre, quando presenteremo il nostro primo rapporto ONA. Qui bisogna sempre, io dipendo dai voli. Se riesce ad essere presente, evitare così problemi pure tecnici di trasmissione. Ti ringraziamo. Grazie a voi. E sarà per la prossima occasione. A questo punto introduciamo il dibattito giuridico. Prima di dare la parola all'onorevole Alfonso Bonafede, che è anche vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, introdurrei la relazione del dottor Marco Saguegna, magistrato presso il Tribunale di Livorno. A lei la parola. Ringrazio l'avvocato Bonanni e ringrazio l'ONA dell'invito, perché mi dà l'occasione di affrontare, diciamo, di fronte a in questo contesto, di fronte a questo pubblico, temi che io personalmente, tanto come magistrato quanto prima come studioso della materia in ambito accademico, affronto ormai da una decina d'anni, se non di più. E tuttavia, proprio il contesto nel quale oggi mi trovo mi impone una premessa non tanto di metodo quanto proprio di registro e di comunicazione a voi, perché sempre mi sono trovato ad affrontare questi temi e a parlare di amianto, di colpa penale, di nesso di causalità, eccetera, in riunioni di studi fra studiosi di diritto penale o fra magistrati o fra avvocati. Oggi l'uditorio è diverso e mi impone quindi di specificare che le cose che dirò possono suonare sgradite in questo senso, nel senso che io mi occupo di giudicare nei processi penali presunti responsabili di danni derivanti dall'esposizione ad amianto o a sostanze nocive che esse siano. È un'opera molto difficile, ve lo anticipo, perché in qualche modo già qualcosa vi ha introdotto il dottor Muti, il professor Muti, riguardo alle difficoltà alle quali si assiste in ambito, anche in ambito scientifico e specialmente in ambito scientifico-giuridico, nello stabilire prima di tutto i nessi di causalità e poi nel gestire il nesso di causalità all'interno del processo penale, che è materia complicatissima. È il problema dei contesti. E il problema dei contesti nei processi penali c'è sempre. Se voi avete la pazienza di andarvi a cercare alcune sentenze, tipo la sentenza Raso sull'imputabilità, in cui si doveva giudicare il borderline, se è capace o incapace, se andate a cercarvi le sentenze dei primi anni Ottanta, cioè dopo che si sono diffuse le prime teorie di Stella sulla causalità, vedrete che il problema del contesto fra ambito scientifico medico e ambito giuridico è enorme. E questo contesto, quello odierno, ripeto, mi impone di precisare che vi darò alcune informazioni che derivano da un confronto dialettico fra ciò che normalmente viene esposto in dottrina e che entra nei tribunali sotto la forma delle difese degli imputati e ciò che invece emerge, diciamo in maniera più consistente nell'ultima decade, nella giurisprudenza soprattutto di legittimità. Questa precisazione è importante perché vi darò conto di
numerose pronunce di tribunali di merito che anche sui temi appena adesso trattati dal professor Mutti sono molto meno decise e orientate nello stabilire, al di là di un irragionevole dubbio, un nesso di condizionamento fra l'esposizione all'amianto e il mesotelioma, non nel senso che non lo produca, perché questo è pacifico, ma sulle modalità di evoluzione del processo patogenetico e di insorgenza soprattutto delle malattie neoplastiche correlate all'amianto. Allora, innanzitutto qual è il perimetro? Il perimetro è quello della responsabilità colposa. Che cos'è la colpa penale? La colpa penale viene descritta all'articolo 43 del codice penale e tutto nella colpa penale ruota attorno al concetto di regola cautelare. Io durante la mia esposizione, insomma, spero di tagliarmi il meno possibile, ma qualcosa vi devo dire su che cos'è, su come funziona la colpa e su che cos'è. Tutto il sistema della colpa penale ruota attorno alla regola cautelare, che io chiamerò indistintamente regola cautelare, regola di condotta o diligenza, perché il contenuto della regola cautelare è appunto il contenuto di diligenza, cioè cosa l'imprenditore, il datore di lavoro, visto che trattiamo di esposizione dei lavoratori, deve fare per evitare le esposizioni. Come nasce la regola cautelare e che cos'è? Tutte le attività umane, indistintamente tutte le attività umane, hanno coefficienti differenti di rischio, ma è un rischio intrinseco a tutte le attività. Andare in auto, prendere un aereo, svolgere una qualsiasi attività lavorativa implica dei rischi. Tuttavia questi rischi non si possono evitare se non attraverso la paralisi, senza pregiudicare quelle che la Corte di Cassazione nel processo sul disastro del Vajont ha definito obiettive esigenze di interesse collettivo pubblico di ordine primario. Cioè, che cosa dice la giurisprudenza, la dottrina, che cosa dice la sociologia? C'è un famoso sociologo che ha denominato quella attuale la società del rischio, perché viviamo costantemente immersi in una molteplicità di rischi. Si dice che laddove la valutazione di base, esplicitamente formulata o implicitamente desumibile dall'ordinamento, sia nel senso di legittimità di principio di un certo tipo di attività, si apre lo spazio per lo svolgimento lecito di quel tipo di attività nel rispetto delle pertinenti regole cautelari e il rischio consentito. Cioè l'attività è consentita, si può svolgere, ma in che modo? Nel modo in cui le regole cautelari ti dicono che quell'attività deve essere svolta. La regola cautelare quindi ha sempre due piani e lavora su due piani diversi. Il piano della previsione e il piano della prevenzione. Cioè la regola cautelare dice implicitamente o esplicitamente, adesso ci arriveremo, che qual è il rischio che si vuole evitare con quella regola e come si evita, cioè che cosa si deve fare per evitare quel rischio. Cioè le modalità di svolgimento dell'attività. Sul piano della colpa penale e sul piano della colpa penale relativa alla tutela penale della incolumità individuale, io di questo mi occuperò oggi dei lavoratori, quindi non dei disastri, ma dell'incolumità individuale, il nucleo essenziale di norme penali è costituito dagli articoli 589 e 590 del codice penale, cioè lesioni colpose e omicidio colposo. A queste due fattispecie, che sono due fattispecie ovviamente, secondo quello che diciamo il principio di determinatezza al contrario, adesso vi spiegherò che cosa significa, delle fattispecie penali, sono due fattispecie generiche che devono essere integrate da che cosa? Dalle specifiche disposizioni normative del settore, e il settore è quello lavoristico, ovvero delle regole di comportamento, alla cui violazione normalmente tra l'altro corrispondono anche delle violazioni contravvenzionali. Cioè, l'ordinamento penale funziona in questo modo. Il legislatore, quando decide che un certo comportamento deve essere sanzionato e che quindi una lesione deve ricevere tutela anche sul versante penale, immagina una condotta e la descrive nella norma penale. Le norme penali, assolutamente generiche, vi ripeto, degli articoli 589 e 590, non riguardano la morte da amianto, i mesoteliomi da amianto, le patologie correlate all'amianto, riguardano tutte le lesioni e le morti che sono correlate con le specifiche disposizioni che integrano il precetto penale, dalle esposizioni all'amianto. Quindi gli articoli 589 e 590 sanzionano le lesioni e l'omicidio colposo. Come si arriva a queste due imputazioni? Attraverso la regola cautelare. Le regole cautelari sono quelle contenute nelle norme ordinamentali
e diversi sono i gruppi di norme ordinamentali che adesso affronteremo, che appunto vanno a disciplinare quella attività specifica. Quindi, se quell'attività non viene svolta nel modo in cui l'ordinamento dice che quell'attività deve essere svolta e questa violazione è causa efficiente della lesione, vi sarà un'integrazione, quindi proprio un'attività recettizia delle norme del codice penale generiche con le norme specifiche che regolano, che sono le regole cautelari, la diligenza, che integrano quella condotta. E quindi nell'ipotesi di colpa specifica, che è quella che trattiamo, cioè di colpa codificata, dove le regole cautelari sono già previste dal codice o dalle leggi speciali, la regola cautelare codificata riempie di contenuto il precetto penale promanante dalla fattispecie colposa di omicidio o lesioni personali. Un passaggio importantissimo nella descrizione della responsabilità colposa è quello che concerne la ridescrizione dell'evento. Che cosa intendo? Partiamo dalla fine. Lesione, mesotelioma o decesso causato dal mesotelioma o da altra malattia neoplastica asbesto correlata. Quello è l'evento finale. Per risalire alla causa di quell'evento bisogna fare proprio una sorta di ricognizione all'indietro del film causale che ha portato a quell'evento. Questa si chiama ridescrizione dell'evento ed è un passaggio fondamentale in tutti i processi per colpa o comunque in tutti i processi in cui è rilevante un reato d'evento. Perché è importantissimo? Perché nella ridescrizione dell'evento bisogna individuare quanto più capillarmente possibile gli anelli causali, cioè in che modo quella morte è stata determinata da quello che si postula essere il suo antecedente, nel nostro caso l'esposizione all'amianto. E vi dirò subito che, non a dispetto, ma diciamo, a confronto di ciò che ci ha detto oggi il professor Mutti, in realtà nella comunità scientifica, e ne dava conto anche lui, non c'è una verità assoluta. Non esiste una verità assoluta su come l'amianto determina l'insorgenza delle neoplasie. Questo lo dico perché dal punto di vista della causalità materiale, quindi della legge di copertura, chiamiamola così, che serve a spiegare il determinismo causale, quindi il modo in cui un agente patogeno determina l'insorgenza della malattia, ad oggi rispetto alle malattie asbesto correlate, alle malattie neoplastiche asbesto correlate, questi studi deterministici esistono, ma ne esistono altri che li sconfessano. E se noi andiamo a guardare qual è il contenuto della giurisprudenza sul nesso di causalità materiale, e mi riferisco esplicitamente a quello che è lo statuto della causalità materiale che è contenuto nella sentenza francese del 2002, vedrete che la mera esistenza di più ipotesi, tutte scientificamente valide, implica di per sé l'impossibilità di accreditarne una. Ma nel processo penale questo significa ragionevole dubbio. E ragionevole dubbio significa assoluzione. Cioè, se uno studio, una legge di copertura, dice o spiega un fenomeno e un'altra legge, ugualmente valida, falsifica, questo è il termine proprio che viene utilizzato nella sentenza francese, che è un termine di origine popperiana, ma falsifica quello studio, non si può ritenere valido né l'uno né l'altro, ma esiste un principio nel diritto penale che è quello del ragionevole dubbio. E quindi se non si raggiunge l'alta credibilità razionale, che quel fenomeno sia stato originato da quell'antecedente che si postula in accusa essere causa efficiente dell'evento, l'unica soluzione possibile è l'assoluzione. Ora, rispetto all'amianto e rispetto alla colpa d'amianto, è ulteriormente importante, prima di arrivare poi ai temi che riguardano proprio l'esposizione all'amianto che affronterò al termine di questa mia brevissima esposizione, è indispensabile affrontare un altro problema, che è quello della classificazione delle regole cautelari, perché le regole cautelari non sono tutte uguali. Abbiamo detto che la regola cautelare è quella che fornisce il contenuto dell'attività, il contenuto dell'attività e le modalità dell'attività. Ora, le regole cautelari possono essere assolutamente rigide oppure elastiche. Che cosa significa? La regola cautelare assolutamente rigida è quella che vieta l'attività. Cioè, di fronte a un rischio assoluto
incontrollabile. L'unico modo per evitare questo rischio è non adoperarsi in quell'attività. Se voi vedete, purtroppo in Italia ci siamo arrivati tardi con l'amianto, perché l'amianto è stato vietato soltanto nel 1992. Prima di allora l'amianto, seppur con tutti i limiti che adesso vi dirò, rientrava nel cosiddetto rischio consentito, cioè era possibile utilizzarlo. E allora diventa importante verificare quali sono le norme cautelari che io, giudice penale, oggi sono chiamato ad applicare rispetto tuttavia a esposizioni o all'utilizzo dell'amianto che è avvenuto 50 anni addietro. Le classificazioni per regole cautelari sono essenzialmente due, cioè le regole cautelari possono essere proprie o improprie, la definizione, se vi interessa, è stata data da Veneziani. Con le prime, il comportamento esigibile, quindi la condotta che viene indicata nella regola cautelare, elide fino ad azzerarlo quasi il rischio che è connesso a quell'attività, quindi neutralizza il rischio. Le seconde, invece, si può raggiungere solo un livello di contenimento del rischio tollerato dall'ordinamento, senza che con ciò risulti del tutto eliminata la possibilità della sua concretizzazione nell'evento finale. Altra possibilità di classificazione delle regole cautelari è fra regole aperte e regole rigide. Le regole aperte non danno informazioni specifiche sul rischio che mirano a neutralizzare, ma danno soltanto un programma di prevenzione generico. Le seconde invece selezionano il rischio rilevante. Se andiamo a vedere quali sono le norme che normalmente nei processi penali da amianto, chiamiamole così, vengono contestate, e mi riferisco soltanto però alle imputazioni relative a omicidio colposo e lesioni colpose, vediamo che queste regole cautelari rientrano appieno sia nella categoria delle regole cautelari improprie, sia nella categoria delle regole cautelari aperte. Vi leggo l'articolo 21 del DPR 303/1956, che concerne la difesa contro le polveri. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito del lavoro e nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tener conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nell'atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi, ovvero muniti di sistemi di aspirazione e raccolta delle polveri. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Ora, saranno almeno 20 anni che seguo, fin dal tempo dell'università, che seguo dibattiti giuridici sull'esposizione d'amianto o sulle esposizioni nocive. Ebbene, mai ho sentito nessuno concentrarsi sul vero tema, che è questo. Nei processi noi trattiamo di questo, cioè di che cosa avrebbe dovuto fare il datore di lavoro confrontandosi con questa norma. Il vero tema dell'amianto, a mio avviso, è questo. Queste norme erano e sono a maggior ragione oggi del tutto inefficaci ad apprestare una tutela dei lavoratori rispetto all'amianto, perché non dicono nulla. Dicono semplicemente che il datore di lavoro si deve mantenere entro i limiti minimi possibili di esposizione. Quali? Quali sono questi limiti? Dove stanno scritti? Da nessuna parte. Almeno non nel 1956 e non almeno fino al 91 o giù di lì. Ma andiamo avanti. Qual è uno dei principali nodi che vengono sempre al pettine del giudice penale quando si tratta di trattare, quando si tratta di affrontare processi per esposizioni nocive? È il problema della tipicità. Vedete, la giurisprudenza della Cassazione fa un'operazione che è di tipo logico-causale, cioè dice: è certo, perché gli studi epidemiologici questo affermano e sono innegabili, che chi è stato esposto all'amianto si ammala di mesotelioma. E questo è innegabile, perché il mesotelioma altrimenti è una malattia rarissima. Quindi basta questo per affermare un nesso causale, e vi dico che su questo vi è unanimità di consensi anche in dottrina. Una volta che si è stabilito, però, sul piano della causalità materiale,
che l'antecedente di quella malattia è l'amianto, non basta per affermare la responsabilità. Perché bisogna vedere se quell'amianto è derivato da una violazione di queste regole cautelari, quelle che vi ho letto, oppure da altre cause, da altre condotte, la causa è sempre l'amianto, ma da altre condotte. E soprattutto bisogna verificare che rispetto a queste regole, cioè alla regola contenuta nell'articolo 21 del DPR 303-1956, il mesotelioma, e quindi quella malattia e quella specifica morte da malattia asbestocorrelata, rientrasse nel piano di previsione della norma. Vi dicevo, piano di previsione, piano di prevenzione. La regola cautelare deve prevedere quali sono i rischi che mira a neutralizzare. In questa regola è possibile leggere come rischio nel 1956 la morte da mesotelioma? È uno degli interrogativi maggiori sui quali si è esercitata la dottrina della giurisprudenza, con esiti, ve lo dico subito, assolutamente lontanissimi fra di loro e contrastanti. Per la dottrina assolutamente prevalente è impossibile formulare un'imputazione a carico di datori di lavoro che hanno esposto i loro lavoratori all'amianto negli anni 50, 60, 70, cioè fin quando non esisteva ancora un consenso della comunità scientifica medica sugli effetti patogenetici dell'asbesto. Si dice quindi che rispetto a quelle esposizioni il dato finale, quindi l'evento finale, non è tipico. Non è tipico perché queste norme non sono state studiate in relazione al mesotelioma e alle neoplasie derivanti dall'esposizione all'asbesto, ma sono state studiate con riferimento anche all'amianto, anzi con riferimento solo all'amianto, perché queste sono ancora più generiche riguardando le polveri, ed esistono sentenze per esempio anche sulle polveri di legno, con riferimento all'amianto queste norme sono state studiate e pensate con riferimento all'asbestosi, che è un'altra malattia grave, potenzialmente mortale, ma diversa dalla neoplasia. Allora si dice, sotto due profili, uno oggettivo e uno soggettivo, è possibile un'imputazione a carico di datori di lavoro per esposizione ad amianto avvenute in vigenza di questa regola cautelare del 1956 in epoche assai risalenti, quando nulla si sapeva o poco si sapeva del mesotelioma e delle altre neoplasie asbestocorrelate? Dicevo, due sono i punti sui quali si concentra la dottrina, uno di tipo oggettivo, l'altro di tipo soggettivo. Quello di tipo oggettivo concerne la concretizzazione del rischio, cioè nella colpa c'è sempre l'evento finale, è sempre la concretizzazione del rischio che la regola cautelare mirava a prevenire. Ma se quel rischio non era contemplato nella regola cautelare, come vi dicevo prima, non è possibile farlo rientrare a posteriori. E non è possibile farlo rientrare a posteriori anche per un discorso di tipo soggettivo, che riguarda essenzialmente la prevedibilità, quindi piano della previsione. Quando si parla di prevedibilità, ovviamente il giudizio è tutto ex ante, cioè il giudice si deve porre nella condizione del datore di lavoro all'epoca dei fatti, cioè all'epoca delle esposizioni, e verificare se a quell'epoca aveva la possibilità di prevedere che l'esposizione del suo lavoratore all'amianto avrebbe determinato quella malattia. La dottrina, ripeto, si concentra su questi due temi e dice no, non era possibile perché non esistevano ancora studi di sufficiente diffusività tale da consentire tale prognosi. Qual è la risposta della giurisprudenza? Ora, le risposte della giurisprudenza sono tutte simili e tutte diverse, nel senso che specialmente nella giurisprudenza di legittimità, quindi nella giurisprudenza di Cassazione, si superano questi problemi in questo modo, cioè si dice: il danno che è stato procurato dall'esposizione da amianto è un danno alla salute. Poco importa qual è il tipo di danno specifico che è stato causato. Perché la norma, il bene è sempre quello della salute. Il bene tutelato dagli articoli 589 e 590 del codice penale è la salute, l'incolumità individuale. Quindi nulla importa o poco importa che il danno
e quindi la lesione alla vita o la lesione all'incolumità individuale sia derivata dal mesotelioma piuttosto che da un'altra causa conosciuta all'epoca dei fatti. Perché ai fini strettamente giuridici, ai fini delle due norme che si devono applicare, 589 e 590 del codice penale, questo non interessa. Che cosa fa la Cassazione in questo modo? Annulla la sequenza causale. Cioè pone in essere un collegamento diretto fra l'antecedente, l'esposizione, e l'ultimo evento, la lesione o la morte. Come vi dicevo prima, invece, fra questi due anelli, cioè l'antecedente primo e l'evento ultimo, esistono una serie di legami intermedi, che in questo caso la Cassazione salta. Vi dico che, a mio avviso, questo modo di ragionare la Cassazione non è sbagliato. Perché? Perché trova agio nel modo in cui sono strutturate le norme cautelari che vi leggevo prima. Cioè, se la norma cautelare non dice qual è il rischio che si vuole evitare e soprattutto non dice in che modo deve essere evitato, ebbene, significa che questa norma cautelare rinvia ad altro. Cioè, non è autonormata, non è la base nomologica che occorre a noi per stabilire se vi sia responsabilità o no. E allora, dove bisogna andare a cercare queste regole? Fuori dalle leggi, negli usi. Cioè, quali erano gli usi, quali erano le tecnologie disponibili nel 1956, negli anni 60, 70, 80, negli anni in cui sono avvenute le maggiori esposizioni all'amianto? Quali erano i dispositivi di sicurezza individuali, dispositivi di protezione individuali che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare? Ebbene, qui l'indagine diventa, diciamo, anche molto più complessa, perché nei processi penali poi magari queste informazioni non filtrano o per, come dire, una scarsa preparazione degli operatori, e non intendo gli avvocati, non intendo i pubblici ministeri, dipendo chi consiglia gli uni e gli altri, che spesso sono o i responsabili delle ASL che fanno le indagini o qualche, diciamo, non veramente esperto medico legale. Perché è un tema difficilissimo da stabilire. È difficilissimo stabilire quali fossero i presidi di sicurezza disponibili a quell'epoca. È difficilissimo stabilire quanto fossero diffusi e quanto fossero disponibili in Italia, in quella regione, in quella fabbrica. Questo modo di ragionare della Corte di Cassazione, però, non è l'unico possibile. E mi piace richiamare una importantissima, fondamentale per chi affronta i temi della colpa, sentenza della Corte di Cassazione, che riguarda il caso di Porto Marghera e della Montedison, la sentenza numero 4675 del 2007. Lì il killer non era l'amianto, ma era il CVM, il cloruro vinile monomero, che è una sostanza terribile anche quella, che provoca una malattia terribile che è l'angiosarcoma epatico. E in quella sentenza, Brusco, che ne è il relatore, ha affrontato specificamente il rischio della tipicità oggettiva della colpa, fornendo questo esempio che secondo me è paradigmatico. È proprio l'emblema della tipicità colposa. Cioè si dice, immaginate nell'ambito della circolazione stradale la regola che vieta di marciare contromano. Immaginate che da questa condotta ne derivi un incidente stradale con un altro autoveicolo che invece marcia nel senso giusto. Nulla dubita, nessuno dubita che ci sia un antecedente causale logico, pertinente, che il risultato di quell'azione sia la lesione che ne è derivata, e quindi tutto combacia. Dal punto di vista della tipicità, neanche si può dubitare che quella regola cautelare imponeva di mantenere il senso di marcia giusto proprio per evitare collisioni con chi avrebbe incrociato la strada nel senso opposto. Poniamo invece che l'agente, quindi il responsabile della condotta che ha violato la regola cautelare, violando questa regola cautelare, quindi marciando contromano, investa una persona che precipita da un balcone su quella strada. Allora, quel rischio era contemplato da quella norma? Chiaramente no. Quel rischio sarebbe stato evitato se il soggetto agente non avesse marciato in senso opposto? Sicuramente sì, ma non c'è responsabilità. Proprio perché quella norma non è stata studiata per evitare l'investimento di pedoni che precipitano da un balcone, è stata studiata per altri scopi.
però immaginiamo invece che questo automobilista investa un pedone che sta attraversando la strada e che si preoccupi di guardare soltanto in un senso di marcia, cioè nel senso in cui lui sa che proveniranno le autovetture, non nell'altro. Rispetto a questo evento, quella regola cautelare è calzante ed è tipica, perché riguarda pur sempre un ambito della circolazione stradale. È un rischio che non può essere non contemplato da quella norma che vieta di intraprendere la marcia nel senso sbagliato. E qui subentra un discorso che è quello dei tipi di eventi e delle classi di rischio. Cioè all'interno di una certa attività è possibile ed è doveroso immaginare delle classi di rischio che possono essere anche non esplicitate nella norma, sia quella penale sia quella che la integra, e quindi nel nostro caso l'articolo 21 del DPR 303-56. Allora, rispetto alle polveri, è possibile e doveroso immaginare che, sebbene non fosse conosciuto l'effetto patogenetico e cancerogenetico dell'amianto nel 1956 e dopo quelle date fino al 91-92, è doveroso immaginare però che in quella attività, cioè quella di esposizione all'amianto, si possa ritenere contemplato anche il rischio di esposizione all'amianto, proprio perché rientra nel circolo di quelle attività che quella norma cautelare mirava a prevenire. È il tipo di rischio, ed è un tipo di rischio analogo a quello dell'asbestosi, che invece era, sebbene implicitamente, ma contemplato in questa norma. A tal proposito, devo tuttavia aggiungere un altro elemento che ho rinvenuto in una recentissima sentenza che è del 2015, la numero 22379 del 2015. E vado direttamente ai temi che mi riguardano più da vicino, l'amianto, salto un po' tutto quello che è di mezzo, ma devo abbreviare un pochino la mia esposizione. Anzi, vi do prima delle premesse che sono necessarie, ma velocissime. Allora, quali sono i problemi rispetto a questi temi, quali sono i problemi che pone l'esposizione all'amianto? Allora, il problema numero uno è che le fasi della esposizione all'amianto, queste sono state studiate, e si possono dividere in quattro segmenti. Il primo è l'esposizione, quindi l'inalazione delle fibre. Il secondo è l'induzione, cioè il bombardamento tossico che una volta che le fibre sono state inalate viene prodotto sulle cellule del mesotelio o quelle polmonari. La terza fase è quella cosiddetta, così chiamata dalle scienze mediche, latenza vera o fase preclinica. In questa fase il tumore è già in atto, ma non è rilevabile. E la vera insidiosità dell'amianto sta proprio qui, che non è diagnosticabile. E questa fase di latenza può durare decine di anni. E poi c'è la fase clinica, cioè la fase nella quale il tumore denuncia la propria esistenza agli esami diagnostici. E da quel momento la sopravvivenza del soggetto che ha contratto la malattia è di 8-10 mesi, non di più. Allora, nelle scienze mediche non si è ancora arrivati a calcolare quali sono i tempi, cioè non si è ancora riusciti a stabilire qual è il tempo dell'induzione, quindi quanto dura il bombardamento, rispetto alla fase successiva, cioè quando inizia la latenza vera, quando inizia il tumore. E non si è riusciti neanche a stabilire qual è la durata vera di questa latenza. In realtà, quando si legge nelle sentenze del periodo di latenza, si fa riferimento alla latenza convenzionale. La latenza convenzionale è quella che va dal momento dell'esposizione al momento della fase clinica, cioè al momento in cui il tumore è già presente e visibile. Però questa latenza convenzionale non tiene conto di questi passaggi intermedi che vi ho appena dato. E se non è possibile conoscere la durata del periodo di induzione e la durata del periodo di latenza, com'è possibile stabilire in che epoca è avvenuta l'esposizione rilevante? Primo quesito. Secondo quesito, le neoplasie asbesto correlate, abbiamo detto, entrano o non entrano nel piano di previsione delle norme sulle polveri? Secondo la giurisprudenza sì, secondo la dottrina no. Ora, l'agente è rimproverabile per non aver previsto l'evento lesivo? L'evento è tipico, come vi dicevo, secondo la giurisprudenza lo è, secondo la dottrina no.
gli anelli causali che dovrebbero essere ricostruiti e la prevedibilità dell'evento tenderebbero a richiedere un accertamento ulteriore rispetto a quello della mera causalità materiale. Problema numero 3. Le patologie oncologiche amianto correlate sono dose dipendente? Se aumenta la dose, si accelera il fenomeno cancerogenetico? Qui interviene quella sentenza che vi stavo citando prima, perché è una sentenza che in un passaggio ho digerito male. Qual è questo passaggio? Allora, questo è uno dei punti veramente, forse attualmente è il più importante, perché se voi andate a rileggere atti di convegni giuridici o anche sentenze anche di merito e anche di Cassazione di 10-15 anni fa, troverete in tutte queste sentenze un'affermazione che è lapidaria, e cioè l'amianto non è dose dipendente. Non lo è. Questo dicevano fino a poco tempo fa le sentenze. Da qualche anno a questa parte lo scenario è completamente mutato. L'amianto è dose dipendente. Va bene. Allora, in almeno alcune di queste sentenze, il problema relativo alla dipendenza della esposizione, quindi della quantità di esposizione e della durata dell'esposizione, è stato affrontato in termini di analogia. Vi leggo il passaggio specifico. Dosi maggiori di esposizione all'amianto comportano una maggiore occorrenza di eventi, quindi maggiori patologie, a parità di tempo trascorso dall'inizio dell'esposizione, oppure analogamente comportano che la stessa occorrenza di eventi si verifichi precocemente rispetto al tempo trascorso dall'inizio dell'esposizione. Ebbene, è questo analogamente che non mi piace, perché quando un penalista, voi parlate di analogia, penalista drizza le orecchie, perché l'analogia in diritto penale è vietata, l'analogia è malam partem. Quindi, a meno che non esistano, e in questa sentenza non se ne racconto, non so se in questo processo, perché magari nei primi due gradi, cioè primo grado e grado di appello, si era affrontato il tema, a meno che non esista uno studio scientifico, quindi una legge di copertura che su base quantomeno statistico-induttiva mi consenta di dire che esiste un fenomeno di analogia fra un maggior grado di esposizione all'amianto rispetto all'incidenza del mesotelioma, rispetto invece a un minor tempo di latenza quando questa esposizione è prolungata nel tempo o aumenta, allora mi sta bene. Ma se questo confronto non c'è, l'analogia non è tollerabile. Non è tollerabile nei processi penali, perché è vietata, semplicemente vietata dall'articolo 25 della Costituzione. Ma questa è una sentenza, ne esistono tante altre di sentenze, e in molte di queste sentenze, praticamente in tutte quelle dell'ultimo quinquennio, si afferma invece che esistono studi, ed effettivamente esistono, che danno un riferimento diretto della correlazione fra la maggiore esposizione e il maggior tempo di esposizione all'amianto con l'insorgenza della malattia, e anche con una riduzione del tempo di latenza. Quindi maggiore il tempo dell'esposizione e maggiore è l'esposizione, meno tempo occorrerà all'amianto per trasformare le cellule in tessuti neoplastici. A tal proposito, con un'ulteriore subordinata, vi devo dar conto di una interessantissima sentenza che ho rinvenuto di recente, Tribunale Milano numero 2161 del 2015, pubblicata sul diritto penale contemporaneo. Ebbene, in questa sentenza vengono passate in rassegna sostanzialmente tutte le teorie scientifiche sull'amianto degli ultimi 20 anni. E la sentenza è di assoluzione, per anticipo. E in questa sentenza si fa un'affermazione che mi sembra importante. Perché? Allora, gli studi che hanno, almeno gli studi che vengono presentati in questa decisione, che hanno stabilito la correlazione fra maggiore incidenza, diciamo maggiore incidenza e anche riduzione del tempo di latenza dell'amianto rispetto all'insorgenza della malattia neoplastica, si fondano su degli studi epidemiologici. Cioè si dice, maggiore è stata l'esposizione, più prolungata è stata l'esposizione, maggiore incidenza ha avuto l'amianto. Il giudice, in questa sentenza, proprio puntando su questo argomento, ha sostenuto la carenza di responsabilità degli imputati,
proprio perché questi studi riguardano l'incidenza, non la latenza. Cioè, sono studi epidemiologici, quindi si prendono dei campioni di popolazione, e su questi campioni di popolazione si verifica che chi è stato esposto all'amianto, chi è stato più esposto all'amianto, si ammala di più di chi non lo è stato, o lo è stato di meno. Ma non dicono nulla rispetto all'abbreviazione del tempo di latenza, che è qualcosa di diverso dall'incidenza. E sulla base di questa contraddizione arriva alla soluzione. Ora io non vi dirò qual è la mia idea, perché poi bisogna fare i processi. E quando si fanno i processi, la cosa più importante di tutto è analizzare il caso concreto, quindi analizzare le evidenze disponibili e le prove che vengono portate all'interno del singolo processo. Le sentenze servono, sì, però guai ad affidarsi alle massime della Cassazione, ma anche alle massime dei processi di merito. Bisogna guardare i processi, bisogna guardare le prove. E le prove si formano nel singolo processo e nel singolo caso. Questa è l'unica cosa importante. Il problema numero 4 ve l'ho anticipato prima, cioè quali dispositivi pregherei di chiudere, perché sta arrivando anche a Scione, quindi altrimenti non abbiamo tempo di far parlare. Quali misure e quali dispositivi era possibile adottare a quell'epoca? Questo problema ve l'ho già posto. Il problema numero 5 è quello della causalità della colpa, cioè bisogna verificare con giudizio probabilistico confinante con la certezza che l'adozione di quelle misure, quelle indicate nella norma cautelare che vi ho detto prima, avrebbero impedito l'evento. E questo è un enorme, grande problema dei processi penali per colpa, che riguarda appunto la causalità della colpa, e cioè l'efficienza causale di quella violazione rispetto alla produzione dell'evento. Non basta stabilire la causalità materiale, cioè c'è stata la violazione, quella violazione è direttamente collegata all'evento. Bisogna verificare anche che se non ci fosse stata quella violazione della regola cautelare, quindi se fossero stati utilizzati i dispositivi di sicurezza, quell'evento non si sarebbe verificato. E questo è un altro problema ulteriore, perché le polveri di amianto sono veramente insidiose, sono sottilissime, si insinuano in un modo molto insidioso, e non è detto che le mascherine e gli aspiratori siano sufficienti per evitare questo. E nel caso in cui vi sia questa occorrenza, cioè nel caso in cui si verifichi che quella regola cautelare non era comunque idonea a contenere quel rischio, questo significa prendere atto del fallimento della regola cautelare. Ma la sentenza non potrà che essere di assoluzione. Chiudo soltanto con questa nota. Di questi problemi è chiamato a farsi carico il giudice penale, e tuttavia si vive oggi una contraddizione per la quale la magistratura, quella penale quantomeno, è chiamata a giudicare comportamenti ritenuti illeciti, ma adottati in costanza di un rischio che all'epoca era consentito, e rispetto al quale non è certo se esistano misure idonee a eliminarlo o a ridurlo al minimo, anche alla luce del divieto di utilizzare l'amianto che è successivamente intervenuto, perché successivamente l'amianto è stato vietato. Quindi se ne dà conto, quantomeno sotto un profilo di principio di precauzione, che l'amianto è sicuramente nocivo, dal 92 in poi. Da più parti si invocano strumenti di tutela alternativi, e molta dottrina segnala intanto un maggior livello di tutelabilità di tale situazione sul piano civile o amministrativo, mentre per altro verso si invoca un intervento dello Stato a favore delle vittime dell'amianto di impatto maggiore rispetto alla tutela accordata oggi dall'INAIL, che so benissimo essere una tutela molto farraginosa e molto difficile da conseguire. Ho concluso. Bene. Allora, farò poi delle mie brevi osservazioni giuridiche su questo stesso tema. Però, siccome l'onorevole Bonafede deve andare via, allora do a lui la parola. Interviene nella sua qualità di vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Prego, a lei la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio intanto per l'invito, ma ringrazio soprattutto per l'iniziativa, che direi che è fondamentale nell'attività che si deve fare nel cercare di coinvolgere i cittadini per avere più informazioni anche in ordine ai loro diritti e a come il diritto alla salute viene tutelato oggi in Italia. Dico subito che dobbiamo partire da questo presupposto. Cioè, una cosa che è molto semplice è questa:
il diritto alla salute è un diritto costituzionalmente garantito, in particolare nell'articolo 32 della nostra Costituzione. Questo è il punto di partenza. Allora, qual è l'immediata conseguenza? Che non basta scriverlo nell'articolo 32 della Costituzione. Per capire se un diritto alla salute è realmente garantito, bisogna vedere quanto il Parlamento si impegna per tutelarlo e, in caso di violazione del diritto alla salute, si può ottenere giustizia? Queste sono le due risposte a cui politicamente si deve rispondere. Se oggi c'è un sistema di norme che sia nella fase preventiva sia nella fase successiva a quando si è verificato un danno, si può arrivare, quella serie di norme può consentire che ci sia giustizia. Ebbene, la risposta dal mio punto di vista, ve la do subito, è chiaramente no. Oggi, per quello che abbiamo detto finora e che dimostra come da un punto di vista medico, ma anche da un punto di vista giuridico, sia difficile e senza dubbio meno immediato dimostrare, nel caso per esempio dei danni d'amianto, che c'è un nesso causale che ha portato, e quindi la condotta non è Tizio che dà un pugno a Caio e gli provoca l'occhio nero, no. Qui c'è un problema di nesso causale che però, al posto di spingere il legislatore a battersi in tutti i modi per cercare, di fronte a una difficoltà che è oggettiva, perché non stiamo parlando del medico cattivo che non vuole confermare il nesso causale o del giudice cattivo, parliamo di una difficoltà oggettiva a distanza di tanti anni, di fronte a diverse multicause che potrebbero esserci, arrivare al risarcimento del danno. Allora, di fronte a quella difficoltà oggettiva, il legislatore dovrebbe stare impegnato 24 ore su 24 per arrivare a creare un sistema di norme capace di superare quella difficoltà oggettiva. Ebbene, io oggi sono a darvi un'informazione. Il legislatore fa tutt'altro. Anzi, paradossalmente e drammaticamente, si nasconde dietro quel nesso causale lungo. Perché tanto un problema di danno d'amianto viene accertato, se la condotta si è verificata ora, chissà quando si arriva alla sentenza, e quindi la politica e il Parlamento si nascondono dietro quegli accertamenti lunghi e fanno di tutto per non affrontare il problema. E io vi darò qualche prova evidente di come la Commissione Giustizia, che è impegnata su tantissime norme, ma su nessuna che riguarda questo tema e su nessuna che riguarda tutti i temi che sono vicini alla problematica che stiamo affrontando, cioè la possibilità per un giudice di avere una serie di strumenti e di norme capaci di fargli superare quella difficoltà oggettiva. Allora, Nelle parole che Luigi Di Maio ha pronunciato in Parlamento, attenzione, qui non ne faccio una questione, questo lo chiarisco subito, di colore politico, non mi interessa assolutamente, dico sinceramente, semplicemente, però devo dare un'informazione, e l'informazione la devo dare in base a quello che è il governo o chi in questo momento governa questo paese, sta facendo. Allora, le parole di Luigi Di Maio pronunciate alla Camera sono: il governo si permette di consentire l'importazione di materiali con amianto ancora oggi, a 20 anni di distanza dalla legge? Cioè, qui non stiamo parlando di accertare un caso, qui stiamo parlando di amianto importato. Che senso ha costituirsi parte civile nei processi, istituire giornate in memoria delle vittime e non prendere provvedimenti contro quelle ditte che hanno illecitamente importato 34 tonnellate d'amianto tra il 2011 e il 2014, perché poi
è questo quello che dobbiamo parlare, i fatti. Possibile mai che lo Stato italiano ne venga a conoscenza e lo ammetta solo dopo la denuncia dell'avvocato Ezio Bonanni dell'Osservatorio Nazionale Amianto? Chi è del Movimento 5 Stelle? Chi controlla l'importazione? Com'è possibile che il pericoloso killer entri impunemente nel nostro territorio? Di quali prodotti si tratta? E dove è andato a finire una volta che è stato sdoganato? Ancora una volta la risposta verrà dalla magistratura. Come sempre, questo governo è inerme e inerte. Attenzione, qui c'è un punto importante, perché in Italia, apro una parentesi che mi aiuta però ad esprimere meglio quello di cui parlo, in Italia se un magistrato condanna un politico, quel magistrato viene accusato perché sta invadendo il campo della politica. Ora, per me il ragionamento è completamente rovesciato, perché il magistrato fa il suo lavoro e fa i suoi accertamenti. È la politica che deve intervenire prima e non deve arrivare e non deve aspettare la risposta del magistrato. A me non interessa una sentenza, questo lo voglio chiarire. A me non interessa come va a finire una causa in cui ci sono una causa penale in cui si parla di danno d'amianto. Non mi deve interessare da parlamentare. Io devo sapere che per il principio di precauzione e per la comunità scientifica l'amianto provoca dei danni, e quindi devo cercare di fare leggi che evitino che si arrivi al danno, che lo prevengano. Poi il magistrato giustamente può fare o non fare degli accertamenti in base a come va la causa, in base a come sono le prove, può trovare delle difficoltà, ma io politico, io portavoce all'interno del Parlamento, devo muovermi prima in nome di quel principio di precauzione che è ormai sancito a livello internazionale. E invece cosa sta accadendo? Io vi potrei citare tutte le interrogazioni relative alla sicurezza dei lavoratori, le potete andare a cercare tranquillamente in internet. Vi dico che abbiamo cercato tante volte di spronare il governo, ma le risposte sono sempre o risposte che non ci sono, quando ci sono totalmente generico, come quella che era stata data in quell'occasione, sull'amianto nelle scuole, per esempio le scelte, perché poi tutto è una scelta politica, l'amianto nelle scuole. Allora, noi spendiamo un sacco di soldi per edilizia che spesso si concentra su opere che non interessano a nessuno. Oggi siamo al paradosso in cui si è tornato a parlare del ponte sullo stretto di Messina. Ma io dico, e guardate, qualcuno penserà che il ragionamento forse è troppo semplice. No, è così, perché a Firenze abbiamo il sottoattraversamento dell'alta velocità che oggi dovrebbe essere concluso a norma di appalto e che invece è a livello stato di avanzamento 0%. Cioè, noi continuiamo, al di là uno dice voglio investire nell'edilizia, lasciamo stare tutto il discorso sulle energie rinnovabili, su tutto, voglio investire nell'edilizia, ma allora investi nell'edilizia a favore di ciò che interessa veramente ai cittadini, cioè che un bambino quando va a scuola non debba essere esposto ai rischi dell'amianto. Questo è quello che interessa ai cittadini e di questo ci dobbiamo preoccupare. E invece vi faccio due esempi molto netti e per me evidenti di come ci sia un totale disinteresse. Abbiamo tutti noto il caso Ilva. Avete mai sentito parlare di norme salva danneggiati d'amianto? Io no. Volete sapere quanti provvedimenti salva Ilva ci sono stati in questa legislatura? 4-6. E volete sapere cosa si dice in due di questi provvedimenti? In uno si dice che il responsabile straordinario, il commissario straordinario dell'Ilva,
non ho niente di personale contro di lui, però questa norma mi sembra un'aberrazione. Ho avuto la tentazione di andare a buttare nel cestino tutto quello che avevo studiato in tanti anni di giurisprudenza e poi come avvocato. Il commissario straordinario è esente da ogni responsabilità penale o amministrativa. Ma io chiedo a qualsiasi operatore del diritto come si fa a giustificare una norma di questo genere, un'aberrazione di questo genere. Come faccio a escludere, a dichiarare che una persona è esente da qualsiasi responsabilità penale o amministrativa, chiaramente per quello che fa nell'ILVA? Dice, ma l'ILVA, sai, è una rogna, chi se la prende vuole essere tutelato. No, ma non mi interessa. La prima persona che devo tutelare è il lavoratore dentro l'ILVA, non chi si prende la rogna di andarla a gestire. E soprattutto è evidente che se quella persona opererà bene non avrà nessun danno. Non posso sancire per legge che è esente da qualsiasi responsabilità penale e amministrativa. E successivamente c'è stata un'altra norma, sempre perché poi sono punti di interesse strategico, un altro caso ILVA, un altro salva ILVA, in cui è scritto che se un magistrato emette un provvedimento di sequestro per ragioni di sicurezza dei lavoratori, quindi non perché poi c'è la barzelletta, no, perché sai, i magistrati la mattina a volte si alzano col piede storto, siamo a questo livello di dibattito all'interno del Parlamento, no? Il magistrato emette un provvedimento di sequestro per motivi di sicurezza. Questo ennesimo provvedimento salva Ilva dice che quel provvedimento è inefficace. Cioè il legislatore dice al magistrato che sta emettendo un provvedimento di sequestro perché c'è un problema di sicurezza, perché è specificato, guarda, il tuo provvedimento non è efficace perché noi qua dobbiamo continuare a produrre. Allora qui non ci stiamo più chiedendo il danno d'amianto, ci stiamo chiedendo davvero quanto conta la salute dei cittadini, quanto conta la salute dei lavoratori, conta di più delle ragioni economiche che portano alla produzione di certi materiali o no? Alla fine è questo, andando a semplificare da un punto di vista del legislatore, perché il legislatore deve agire in maniera semplice per evitare che il magistrato si ritrovi un complesso di norme totalmente disorganizzato e completamente scoordinato che gli crea delle difficoltà. Ma guardate, ma ci sono ancora delle vergogne in Italia, come per esempio quella sulla prescrizione, che è un argomento su cui un giorno dovremmo affrontare questa prescrizione che ha avuto un rilievo importante nel processo Eternit. Ebbene, abbiamo ricevuto alla Camera i familiari delle vittime dell'Eternit, erano tutti lì schierati, sì, perché adesso faremo qualcosa con la prescrizione, però sembra, io dico sempre, la norma sulla prescrizione, diciamo tutti che va cambiata e poi nessuno la vuole più cambiare. Ma come è possibile? Abbiamo posto diverse volte il problema, però il problema non viene risolto e continua ad esserci una tagliola infernale che taglia i diritti dei cittadini e che è il più grande fallimento dello Stato. Ci sono centinaia di migliaia di processi che sono stati cancellati negli ultimi 10 anni perché c'è la prescrizione che decorre, vergogna soltanto italiana, durante il processo. Interrompiamola. Se c'è un processo, la interrompiamo. E invece no, non si può fare. Attualmente c'è la proposta di legge che è maggiormente caldeggiata dalla maggioranza, è quella per cui dopo la condanna di primo grado la prescrizione viene interrotta per 2 anni, dopo la condanna in appello viene interrotta per 1 anno, come se di fronte a processi come quello di cui stiamo parlando 2 anni o 3 anni siano determinanti per accertare la verità. Allora io, la mia volontà e il desiderio che dovrebbe essere di ogni legislatore è quello di non arrivare alla frase che è stata pronunciata proprio dal processo Eternit, dal PG in Cassazione, quando ha chiesto l'archiviazione, che ha detto, io
sono certo che siano colpevoli, però purtroppo il diritto è diritto e il giudice tra diritto e giustizia deve scegliere il diritto. Questo è il fallimento dello Stato, cioè quando le leggi non corrispondono più alla giustizia. E allora quotidianamente io assisto a provvedimenti che arrivano in Commissione Giustizia, tantissimi, ma il principio sacramente laico, anzi laicamente sacro, della giustizia lo ritrovo veramente potrei dirvi il 5%, ma forse anche meno, dei provvedimenti che arrivano, che sono tutti orientati verso una tutela di interessi superiori che i cittadini non conoscono, non percepiscono, e quando anche esistessero dovrebbero essere nell'ultimo grado dell'agenda della politica. Noi ci stiamo occupando in questi giorni del rischio clinico, argomento fondamentale, perché ci sono tanti medici, bravi medici, che lavorano quotidianamente e magari di fronte a un errore si ritrovano con un processo penale addosso. Benissimo, parliamone. Ma giorni e giorni per arrivare all'inversione della prova, per cui dovrei essere il paziente a dimostrare che il medico ha sbagliato e non il medico, attraverso dei meccanismi giuridici che sono incredibilmente contorti, questo secondo me è un fallimento, perché noi dovremmo analizzare le problematiche e tramite le leggi semplificarle, anche quelle più complesse. La legge deve essere semplice. C'è un brocardo che ci insegnano all'università: in claris non fit interpretatio. Tu più fai una norma semplice, più ci saranno sarà minore il rischio di contrasti interpretativi delle sentenze. Nell'intervento che mi è preceduto si dimostra che due sentenze su un diverso tema possono intervenire in maniera differente. Noi non possiamo più permettercelo, e per fare questo l'unica cosa, che è la più semplice, che deve fare il legislatore è lavorare seriamente ed avere nella sua agenda come priorità i diritti, quelli principali dei cittadini, e tra questi il primo è sicuramente il diritto alla salute. Grazie e mi scuso perché dovrò andare via. Bene, ringrazio l'onorevole Bonafede. Prima di passare la parola al dottor Ascione della Procura di Milano, in modo molto sintetico, dottor Ascione, prima il suo collega magistrato faceva riferimento alla sentenza sul caso Enel per supportare la tesi, diciamo, sulla base per evidenziare la tesi della incertezza scientifica sulla natura dose dipendente del mesotelioma. E quindi su questo poi diciamo lei si potrà esprimere nel modo migliore, essendo stato lei pubblico ministero in quel procedimento. Mi pare che abbia pure impugnato la decisione assolutoria, e quindi diciamo il giudizio è sub iudice. Brevissimamente, le tesi della cosiddetta, cioè da dire una cosa fondamentale, che le tesi della cosiddetta dottrina sono le tesi di tutti quei professori che assistono i datori di lavoro e gli imputati quasi tutti nei procedimenti penali. Allora quando io diciamo nel processo Enel a Pisa vedo il professor Padovani che dice la dottrina dice questo, cioè io dico questo per cui il giudice deve dire la stessa cosa che dico io, va da sé che questo mina alla base la credibilità stessa di quello che si sostiene, perché il criterio fondamentale di scientificità è quello dell'indipendenza. Se uno studioso, perché anche il diritto è comunque una scienza, se quindi uno scienziato del diritto non è autonomo ma diciamo si pronuncia su temi per i quali è diciamo al servizio degli imputati, evidentemente
quanto afferma, diciamo che perde, quantomeno perde di autorevolezza. Sempre nella relazione precedente si è fatto riferimento alla cosiddetta tipicità delle misure, delle norme cautelari e quindi le misure che il datore di lavoro avrebbe dovuto assumere. Ebbene, sono certamente convinto che la norma di quell'articolo 21 del DPR 356 sia generica. Tuttavia ci sono anche altre norme di cui bisogna tener conto e a cui fa riferimento la Corte di Cassazione, sia civile che penale. Già nella sentenza 4721 del 98 della sezione lavoro si fa tutto il riferimento al compendio delle norme cautelari. Norme cautelari che partono addirittura dal 1909 col DPR 442, dove si interdice il lavoro dell'amianto alle donne e ai fanciulli. Norme del 27, il Regio Decreto del 1530 del 27, mi pare articolo 17, dalla tutela delle polveri, che poi viene ripreso nella normativa del 56, ma ancora l'informazione sul rischio, articolo 4 del DPR 303 del 56, l'obbligo di usare maschere protettive, articoli 377 e 387 del DPR 547 del 55, cioè tutte norme, un compendio cautelare di norme richiamate anche dalla stessa giurisprudenza penale e che pongono pregnanti obblighi cautelari al titolare della posizione di garanzia. Quindi c'è da valorizzare anche il concetto di posizione di garanzia e dei principi costituzionali sottesi sotto questo punto di vista. Quindi se quei precetti, quelle osservazioni diciamo sostenute in base alla dottrina del compianto Federico Stella, della profonda riflessione del compianto professor Stella, che sono a mio modo di vedere condivisibili sotto questo, sotto l'aspetto, per il profilo generale. Dall'altro però occorre calare e interpretare le norme in senso costituzionalmente orientato ed in senso conforme anche ai principi di diritto internazionale e anche parificato, quindi disposizione della Convenzione Europea per i diritti dell'uomo e trattati di diritto internazionale, non ultimo anche la Carta di Nizza e quindi la Costituzione Europea. E allora se i valori, e su questo riflette bene la sentenza 38.991 del 2010, che quando fa riferimento alle soglie dice chiaro e tondo anche nel penale che il limite di soglia non è costituzionalmente illegittimo solo e soltanto se lo si intende come maggiore allarme. Perché se lo si intende come una tutela che nasce dopo la soglia, evidentemente è illegittimo costituzionalmente e tutto deve essere, diciamo, poi coordinato con i principi di diritto costituzionale. Allora, ciò detto, tenendo presente già la sentenza del 1906 del Tribunale di Torino che l'ONA ha reso pubblica, mettendo in evidenza tutto il compendio di regole cautelari, mettendo in evidenza anche i lavori parlamentari del 1943 che hanno portato a tabellare l'asbestosi come di origine professionale, era di tutta evidenza come fosse ben noto, anche da sentenze addirittura della Cassazione del 41 di condanna dei datori di lavoro, fosse ben noto che l'amianto aveva capacità di ledere l'organismo umano. Quindi ciò detto, io condivido invece quello che sostiene la Cassazione nella sentenza Macola, peraltro diciamo richiamata nel senso, cioè di dire che il bene protetto è quello della salute, quelle norme cautelari proteggono la salute, viola la salute, viola quindi la violazione di quelle norme cautelari, lede la salute e nella lesione è ricompreso anche il mesotelioma in quanto l'evento lede lo stesso bene protetto. Quindi questo è il punto fondamentale. Sempre brevissimamente, sempre la Cassazione fa riferimento sull'ignoranza che la imputa come difetto di diligenza nella conoscenza. Nella misura in cui fossero disponibili informazioni. E c'erano indisponibili, perché quello che l'ONA ha messo in evidenza, c'è un'altra mia pubblicazione che poi le porterò,
e, perché in questa la Gioffrea taglia tutta la parte storica. Noi abbiamo, io personalmente ho fatto uno studio che si compone di 12 volumi di documenti, che dimostra come i primi casi di asbestosi ci sono stati nel 1898 in Inghilterra. Nel 1906 in Inghilterra si avvia una commissione di indagine sui danni dell'amianto. In Italia nel 1909 il legislatore interviene per dire che l'amianto è pericoloso e che quindi va vietata la lavorazione alle donne e ai bambini. Quindi sussiste, negli anni 30 l'Italia è all'avanguardia nel mondo con gli studi del professor Vigliani. Già nel 39 e 40 c'era una pubblicazione di studi del professor Vigliani, nel 41 ci fu un importante congresso medico a Torino, tra l'altro vennero salvati, vennero valorizzati anche scienziati che non erano di fede di destra, ma c'erano anche dei famosi scienziati che poi militeranno nel PC, che furono che collaborarono attivamente col professor Vigliani. In Germania nel 1940 vennero dettate precise regole cautelari per l'amianto. Nel 43 il tumore polmonare in Germania era indennizzato come derivato dall'amianto. Nel 55 Richard Doll pubblica lo studio che rende ormai incontrovertibile il nesso causale con l'esposizione ad amianto come patologia dose dipendente. Sul mesotelioma le manderò le conclusioni degli studi della IARC, l'ultimo rapporto che dice che che il mesotelioma pure è dose dipendente. Ci sono stati due consensus report in Italia di oncologi, l'ultimo del 2015, che danno per certa questa teoria della dose cumulativa. Professor Mutti ha chiarito che comunque le altre esposizioni danno infiammazione e l'infiammazione accelera il procedimento. La tesi cosiddetta della trigger dose è stata animata in Italia dal professor Chiappino, che era il medico legale, il medico dei datori di lavoro. Lui cita a sproposito una frase di Selikoff che traduce male. Io sono stato negli Stati Uniti, presso il Mount Sinai, quindi il centro di ricerca dove ha lavorato Selikoff, e gli ho detto se loro conoscevano Chiappino e se questa tesi della trigger dose fosse riferibile a Selikoff. Loro hanno detto che non era così. Un importante scienziato, il direttore della patologia, è venuto a Roma due volte nelle nostre due conferenze internazionali e ha detto chiaramente che Selikoff non ha mai detto quello che Chiappino dice, cioè sulla trigger dose, che Selikoff intendeva dire che bisognava evitare anche le esposizioni più basse, perché anche quelle sono dannose. Tant'è vero che la Cassazione, nel processo contro Fincantieri, sentenza 33.311 del 2012, dice che la teoria della trigger dose è soltanto falsificazione del concetto di... una distorsione, usa il termine, distorsione della tesi di Selikoff. Questo è stato accertato. Noi come ONA abbiamo riunito i maggiori scienziati al mondo in materia di cancerogenesi e abbiamo potuto appurare che questa tesi della cosiddetta trigger dose è una tesi completamente infondata. Detto questo, quindi anche questo è un momento che quella sentenza del Tribunale di Milano, lì, in quel caso, purtroppo non valga come critica, ma insomma il consulente del pubblico ministero avrebbe dovuto incentrare, a mio modo di vedere, l'accento sulla capacità infiammatoria che aveva l'amianto, e avrebbe dovuto lo stesso consulente del pubblico ministero portare agli atti il rapporto dello IARC, le conclusioni dello IARC e i due consensus conference della Società degli Oncologi Italiani, che è netta sul punto. Mentre in quella sentenza si fa riferimento al dato epidemiologico, solo al dato epidemiologico, che gioca sul fatto delle suscettibilità individuali. Ma dico ancora che anche dal punto di vista epidemiologico è dimostrato che più è intensa e prolungata l'esposizione e più i tempi di latenza si accorciano, tranne rari casi, perché i rari casi sono quelli legati alla suscettibilità individuale. Detto questo, passo la parola al dottor Ascione della Procura di Milano.
Allora, grazie Avvocato Bonanni, buongiorno a tutti. Intanto mi scuso per il ritardo, sono arrivato proprio ora da Milano, partendo in mattinata e proprio facendo le corse prima di ora non sono riuscito, ma mi scuso di questo ritardo con il collega, con l'avvocato, con l'onorevole e con tutti voi presenti soprattutto. Dunque, cercando di stare nei tempi che mi sono concessi e soprattutto più ancora cercando di esprimere, diciamo, un linguaggio il più possibile accessibile a tutti noi che facciamo mestieri diversi, ma al tempo stesso ovviamente dovendo conservare la proprietà del linguaggio tecnico-giuridico che temi di tale complessità e delicatezza impongono. Vi dico subito che appunto io, come ha introdotto l'avvocato Bonanni, io esercito le funzioni di pubblico ministero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dove da un po' di anni, peraltro già in precedenza, ma in maniera più intensa negli ultimi 5-6 anni, sono partite indagini penali sulle vicende delle patologie molto spesso purtroppo neoplastiche, cioè tumorali, a danno di tanti decine di ex lavoratori, ex operai di importanti stabilimenti, di importanti grandi, medio grandi industrie del territorio milanese. Circostanza già solo da considerare avendo presente il fatto notorio che nel periodo del boom economico industriale, che ormai purtroppo o per fortuna a seconda dei punti di vista non ci appartiene più, la città di Milano e i comuni adesso limitrofi rappresentavano praticamente il cuore o il polmone della industria medio-grande, dell'industria medio-grande, dell'industria pesante di tutto il territorio nazionale. Allora, noi abbiamo intrapreso queste indagini, è stato preziosissimo il lavoro della ASL, dell'INAIL, dell'Ispettorato del Lavoro, il lavoro dei consulenti, degli epidemiologi, dei medici del lavoro, degli oncologi, degli igienisti industriali, degli esperti del diritto societario e commerciale, e siamo arrivati. Ovviamente non è un punto fermo quello di oggi, sabato 21 novembre, perché poi ci sono inchieste ancora in corso, ci sono processi ancora in corso, siamo arrivati ad alcuni punti fermi. Vi sono state, forse lo citava già il collega di Livorno, come peraltro anche l'avvocato Bonanni, ci sono state a Milano due sentenze di assoluzione per non aver commesso il fatto. Sono le sentenze relative alle centrali termoelettriche Enel e lo stabilimento veramente di industria pesante Ansaldo Franco Tosi. Al tempo stesso vi è stata una pesante condanna a carico degli ex dirigenti dello stabilimento di produzione gomme pneumatici e cavi della Pirelli. Dico pesanti condanne in quest'ultimo caso perché addirittura il giudice è andato oltre alle richieste del pubblico ministero. Sono, signori tutti, sono naturalmente passaggi intermedi, sono solo degli snodi, perché intanto occorre attendere cosa dirà la Corte d'Appello rispetto ovviamente ai ricorsi in appello avanzati dalle difese degli imputati Pirelli rispetto alle condanne intervenute in primo grado. Occorrerà al tempo stesso vedere cosa dirà sempre la Corte d'Appello di Milano rispetto ai ricorsi presentati dal pubblico ministero in relazione alle sentenze di assoluzione Enel Ansaldo Franco Tosi. Il dato, oserei dire, più interessante della sentenza assoluzione Enel e sentenza assoluzione Ansaldo, è stato peraltro già introdotto, sentivo dire, è quello legato alla presunta
scarsa conoscenza che la letteratura scientifica oncologica di base internazionale, non di casa nostra semplicemente, avrebbe scarsa conoscenza che avrebbe in ordine al processo di cancerogenesi. Cioè direbbero queste sentenze la letteratura scientifica internazionale, l'oncologia, i grandi scienziati americani, britannici, tedeschi, inglesi, australiani, francesi e non soltanto, non sarebbero purtroppo per limiti di conoscenza ad oggi giunti a padroneggiare, a dominare il processo di cancerogenesi, cioè non sarebbero gli scienziati mondiali in grado di stabilire quando la cellula benigna, la cellula in stato di salute, subisce quella mutazione genetica che da stato benigno la rende cellula maligna e quindi mette in moto il processo neoplastico. Questa scarsa o nulla conoscenza di questo momento, di questo processo appunto di cancerogenesi, proprio perché si viene a mutare la genetica della cellula, perciò si dice cancerogenesi, questa scarsa conoscenza di questo processo renderebbe appunto impossibile stabilire quale fase storica della esperienza lavorativa del signore che poi si è ammalato di mesotelioma sarebbe causalmente rilevante per appunto il processo di mutazione cellulare che poi a distanza di alcuni decenni lo conduce allo stato conclamato della malattia e di lì a pochi mesi quasi sempre alla morte. La impossibilità conseguentemente di stabilire quale fase storica dell'esperienza professionale è causalmente quindi rilevante in questo senso, ha come conseguenza la impossibilità di individuare quali o quale dirigenti o dirigente fosse stato a gestire lo stabilimento nel momento appunto della mutazione cellulare genetica. E quindi quali dirigenti, quale schiera di dirigenti dovrebbe essere chiamato a rispondere, tenuto conto anche del livello di igiene e quindi di qualità dell'ambiente, di osservanza delle misure prevenzionali collettive e individuali di cui al DPR 303 del 1956, che viene poi ripreso nei contenuti in toto dal decreto 626 del 94 e da ultimo dal decreto 81 del 2008. Quindi ritenendo il legislatore prima del 94 e poi del 2008 buona la scelta delle tecnologie prevenzionali individuali e collettive operate col decreto del Presidente della Repubblica del 1956, che peraltro a monte a sua volta riprendeva le misure tecnologiche prevenzionali individuali e collettive che prima ha citato l'avvocato Bonanni, mascherine, isolamento, pulizie eccetera, richiamava le misure prevenzionali già adottate nel 1931 in Gran Bretagna. E per chiudere, provvedimento normativo del 1931 della Gran Bretagna ripreso negli stessi contenuti nel 1969 e mai cambiato. Allora, cosa si può dire in ordine a questo tipo di considerazioni che io in maniera grossolana ho ripreso dalle sentenze Enel e Ansaldo? Non posso commentare la sentenza di condanna Pirelli perché la motivazione dovrebbe essere depositata inizio anno 21, quindi non conosciamo le considerazioni del giudice nel condannare i dirigenti Pirelli. Possiamo quindi ad oggi trattenerci sulle sentenze Enel e Ansaldo, ma non
per criticarle non è mio diritto, non è mio dovere, non è opportuno, ma soltanto per porle in relazione a quella che è la evoluzione della giurisprudenza di legittimità presso la sezione quarta di Cassazione, sezione diciamo funzionalmente deputata a trattare i, diciamo, i diritti, i reati del diritto del lavoro. Allora, la Corte di Cassazione in questa quarta sezione si è più volte pronunciata su questa materia delle patologie tumorali asbesto correlate. Si è pronunciata, citava l'avvocato Bonanni con la sentenza Macola, ma dopo la stessa abbiamo avuto ulteriori e più recenti pronunce a conferma di quella impostazione, ovviamente con un arricchimento conoscitivo legato a un ulteriore sforzo giurisprudenziale, frutto di un ulteriore arricchimento della letteratura scientifica. Abbiamo alcune sentenze del 2012, abbiamo sentenze del 2014 e abbiamo sentenze dell'anno corrente 2015, le quali tuttavia, ponendosi appunto sulla linea della sentenza Macola, esprimono tuttavia appunto un pensiero giurisprudenziale che si giustappone a quello, diciamo, che noto come è nucleato dalla sentenza Cozzini, pure sentenza proveniente dalla quarta sezione penale. Che cosa si viene a sostenere con queste sentenze del 2008, del 2012, del 14, del 2015, quindi del corrente anno? Si viene a sostenere essenzialmente la relazione dose-risposta, la ricostruzione multistadio o multifattoriale della esposizione, tra la esposizione ad amianto non protetta e il processo tumorale che alcuni decenni dopo può portare alla diagnosi del mesotelioma, per lo più del mesotelioma pleurico. Ho detto prima esposizione ad amianto non protetta perché naturalmente deve essere chiaro che non qualunque esposizione ad amianto può dare sbocco a una vicenda giudiziale anche in sede penale, ma soltanto quella che si ritenga essere stata un'esposizione ad amianto non cautelata secondo le misure tecnologiche individuali e collettive che il legislatore ha messo a disposizione del datore di lavoro, dell'imprenditore, dell'industria medio-grande già da tempo, se consideriamo quanto si diceva qualche minuto fa sul discorso delle misure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 303 del 1956, come poi riprese dai decreti legislativi successivi. Quindi qualora le indagini del pubblico ministero che coordina il lavoro della ASL e dei suoi consulenti esitino nel senso di una disattenzione, di una trascuratezza o addirittura di una totale omissione di misure prevenzionali, individuali e soprattutto collettive, ecco che può incominciare a parlarsi di responsabilità penale rispetto poi ai tumori che vengono ad emergere in epoca successiva, quasi sempre con la cessazione dal servizio dell'ex lavoratore a quel punto. Allora, che cosa dicono queste sentenze della Corte di Cassazione? Queste diverse sentenze, non una o due, ce ne sono alcune, ripeto, anche emesse nell'anno corrente. Queste sentenze, appunto, nel sostenere la tesi
eziologica tra esposizione ad amianto e mesotelioma della multifattorialità o la tesi del multistadio, sostengono come corollario il rapporto inversamente proporzionale tra la entità della dose e la latenza della malattia. Cioè, già la sentenza Macola del 2008, ma ripetendocisi più di recente negli anni correnti, la giurisprudenza di legittimità con questi provvedimenti viene a sostenere che, secondo una analisi per gruppi di soggetti, noi possiamo, per gruppi di soggetti esposti e quindi poi colpiti da una certa malattia, dal mesotelioma, noi possiamo riscontrare che la quantità di esposizione, cioè l'entità della dose, sia in termini quantitativi, sia per il ripetersi della esposizione nel tempo, nei mesi, negli anni, nei decenni della esperienza professionale del lavoratore, si pone in rapporto inversamente proporzionale con la latenza della malattia. Quindi maggiore è la esposizione del lavoratore ad amianto, la esposizione non protetta, lo abbiamo già detto, non protetta del lavoratore ad amianto, più velocemente, più rapidamente il malato si troverà purtroppo una risposta tumorale che quasi sempre è fatale nel giro di 8-12 mesi dalla diagnosi istologica, e qualunque forma di argine chemioterapico, chirurgico o radiologico è vano. Tuttavia, il punto, e vi prego di seguire questo punto perché è il punto davvero sottile, il punto della sostenuta da questa Cassazione e non solo, ma da certa giurisprudenza di merito, il punto della relazione inversamente proporzionale tra la dose di esposizione ad amianto e la latenza è una questione che non può essere valutata in maniera individualizzante, cioè con l'analisi del singolo caso, della singola malattia, perché non può prescindersi in questa valutazione di relazione inversamente proporzionale, non può prescindersi dal contributo necessario ma non sufficiente del contributo della epidemiologia. I medici epidemiologi debbono dare un contributo che si innesta in un bagaglio di conoscenze che il dibattimento e il processo fornirà, quindi deve innestarsi nel lavoro del medico del lavoro, dell'oncologo, dell'anatomopatologo, insomma di tutti quegli scienziati specialisti di una branca della medicina che insieme alle altre dovrebbe il più possibile rendere completo il bagaglio di conoscenze messe a disposizione del giudice ai fini della sua decisione. Ma l'epidemiologo in sostanza cosa viene a sostenere? Viene a sostenere che quando si dice relazione dose-risposta, rapporto inversamente proporzionale tra quantità intesa in senso, ripeto, spazio-temporale, quantità della dose e manifestazione esterna della malattia, occorre tenere conto che in realtà si parla di relazione tra dose e latenza,
ma se ne parla come discorso a valle, come conseguenza indiretta del vero tema, del vero rapporto, che è quello tra dose e incidenza della malattia, laddove per incidenza si intende in maniera alternativa o anche cumulativa o anche quindi concorrente il manifestarsi della malattia a danno del singolo lavoratore in un tempo antecedente a quello in cui si sarebbe manifestato se la sua esposizione ad amianto fosse stata minore, fosse stata cautelata, oppure in alternativa o ripeto in maniera concorrente il manifestarsi di un numero di casi ulteriori che non si sarebbero mai manifestati oppure si sarebbero anch'essi manifestati in epoca successiva se vi fosse stata una maggiore cautela da parte del datore di lavoro nella gestione del profilo igiene e tutela dell'ambiente del proprio stabilimento. Quindi sono due i rapporti che dobbiamo tenere bene a mente per comprendere il ragionamento della Corte Suprema di Cassazione. Il rapporto a monte, quello veramente importante, è il rapporto tra quantità, entità della dose e incidenza della malattia. Ripeto, incidenza in termini di accelerazione della malattia in virtù dell'aumento della dose, oppure affiorare di casi di malattie a danno di altri colleghi che non sarebbero affiorate se vi fosse stata una esposizione più cautelata. Detto questo, detto di questo rapporto a monte dose incidenza, abbiamo di conseguenza a valle il rapporto di cui parla la Cassazione, il rapporto inversamente proporzionale tra dose e latenza. Se ragioniamo in questi termini, se comprendiamo quanto imprescindibile sia il contributo specialistico della epidemiologia, è chiaro che possiamo comprendere come non possa riscontrarsi realisticamente rispetto al singolo caso il rapporto inversamente proporzionale tra la dose e la latenza, ma lo si possa riscontrare attraverso l'analisi epidemiologica del gruppo di soggetti espressione di un focolaio di casi superiori rispetto al numero atteso, il numero atteso della popolazione generale, con un valore aggiunto che credo forse qualche medico stamattina inizio del convegno abbia forse già introdotto, con un valore aggiunto che è il seguente: è fuori dalla realtà, non sarebbe possibile, dicono i medici, neppure fra 3.000 anni, stabilire il momento esatto della prima duplicazione cellulare o addirittura il momento esatto della prima mutazione genetica da cellula sana in cellula maligna. Perché si tratta di processi di livello molecolare, di processi infinitesimali e che comunque gli stessi processi non possono verificarsi al momento della prima esposizione, al momento cioè del primo contatto fisico-meccanico dell'apparato respiratorio con la fibra. E in questo appunto, così andando un po' a scemare la tesi di Chiappino che parla di dose innesco killer. Perché? Perché noi alla base della mutazione genetica neoplastica, noi abbiamo prima di tutto uno stato di infiammazione che si rende cronico
della pleura in virtù del ripetersi nel tempo e nello spazio degli insulti infiammatori legati all'ingresso in debito di corpi estranei ostili, quali sono le fibre di amianto, all'interno della pleura. Quindi noi le ultimissime pubblicazioni scientifiche internazionali ci dicono proprio questo, che noi nelle prime fasi di esposizione del lavoratore alle fibre di amianto, noi non assistiamo immediatamente alle mutazioni genetiche e quindi alla trasformazione della cellula da sana a cellula tumorale. Noi assistiamo intanto ad una base di stato infiammatorio della pleura, che è certamente non ancora cancro, non è cancro, è una infiammazione legata appunto all'ingresso in debito delle fibre all'interno della pleura, che per le sollecitazioni meccaniche che esse comportano la rendono in uno stato di affanno, se vogliamo, di difficoltà. Su questo strato di difficoltà viene successivamente a trovare terreno fertile, diciamo così, il processo di cancerogenesi, di trasformazione da cellula sana a cellula tumorale. Cioè, ripeto, non è possibile che si verifichi una mutazione genetica a favore della cancerogenesi senza una preventiva formazione di uno stato infiammatorio cronico, si dice, perché il frutto del ripetersi nel tempo, nei mesi, negli anni della esposizione a fibre di amianto. Esposizione a fibre che l'organismo fino a un certo punto, attraverso, si dice, le cellule di autodifesa, il sistema della clearance dei macrofagi, cerca il più possibile di espellere e di liberarsene, ma come per un tiro alla fune, il ripetersi negli anni di questa esposizione non cautelata, prima o poi purtroppo spesso determina il cedimento delle difese a favore della mutazione cellulare neoplastica. Ecco, se consideriamo così complesso e articolato, se consideriamo che abbiamo, come dicono alcuni specialisti, un doppio passaggio, un passaggio indiretto appunto legato alla formazione di questo stato infiammatorio e poi il passaggio diretto legato alla mutazione genetica neoplastica, noi comprendiamo come non possa ritenersi necessario e sufficiente la esposizione professionale ad amianto primitiva, remota, ma che anche le successive, unitamente alle prime, conservano un concorrente ruolo eziologico, perché dalla fase di stato infiammatorio cronico poi segue il sempre più progressivo cedimento dei meccanismi di autoconservazione dell'organismo fino poi al momento della formazione di cellule cancerogene. Se è così complesso e prolungato nel tempo il processo di cancerogenesi, è chiaro che può sembrare non sufficiente, non soddisfacente, pretendere di individuare il momento preciso storico di duplicazione della cellula da sana, di mutazione della cellula da sana a tumorale, perché pretendere di individuare questo momento e isolarlo dall'intero contesto storico precedente e successivo non è una pretesa che corrisponde al reale svolgersi dei fatti,
perché quella mutazione genetica intanto si verifica, in quanto precedentemente a monte abbiamo creato le condizioni infiammatorie, la base patologica perché ciò avvenisse, e poi le successive mutazioni genetiche non possono da sole ritenersi irrilevanti, perché una prima mutazione può essere aggredita e vinta dai macrofagi. Ciò non è possibile se la esposizione prosegue e la proliferazione delle cellule cancerogene viene ad espandersi. Vi ringrazio. Bene. Se ci sono c'è qualche intervento, io rinuncio alla mia relazione perché do la parola a chi vuole intervenire. Se lei vuole, c'era un signore da Massa che vuole intervenire, prego. Lei forse ha mandato all'ONA un'email dicendo che c'è amianto nelle poste? Ho fatto una denuncia penale alla Procura della Repubblica di Massa l'anno scorso, in cui dichiaravo che c'era è pieno di amianto quell'ufficio postale, e sto ancora aspettando gli sviluppi, no? E ho tutta la documentazione, a cominciare dal capitolato dei lavori al capitolato del materiale, eccetera eccetera. Quindi io volevo interessare questa associazione e anche i magistrati per portare avanti più rapidamente questa cosa. Le dico subito, sulle poste italiane noi come ONA abbiamo attivato due forse anche tre procure, perché abbiamo riscontrato un caso presso l'ufficio postale c'era una sorta di ufficio di una zona presso la stazione di Milano, dove c'era anche un centro di smistamento della posta, e si è verificato un caso di mesotelioma. E questi quindi tutte le carte sulle poste le abbiamo pure spedite alla Procura di Milano. E poi abbiamo attivato la Procura della Repubblica di Bari, perché pure lì c'è un caso di mesotelioma che c'è a Bari. E poi, poi c'è un altro caso a Pavia, sempre di mesotelioma. Quindi se lei mi manda le carte, io integro mandiamo tutta la documentazione, ma lei già in parte me l'ha mandata. Esattamente, integriamo, la mandiamo alle varie procure che hanno in piedi questi casi. Ah, io volevo dire una cosa, io ho lavorato 10 anni come operaio alle poste, sono venuto a conoscenza con le indagini che loro mi hanno fatto lavorare e trabanare l'amianto senza dirlo a me e ad altre persone. Nella regione Toscana, se potete andare a vedere sull'ARPAT, ci sono ben 81 uffici postali di quelli prefabbricati vecchi che sono pieni di amianto all'interno e all'esterno. Io so tutti i posti dove sono. Allora, noi dell'ONA saremo a Massa Carrara il 4 di il 4 di, molto probabilmente il 4 dicembre. Va quindi lei metta la documentazione e magari eventualmente andiamo in procura e depositiamo pure la procura di Massa Carrara questa documentazione. Sì, volevo chiedere una cosa al procuratore Ascione. Ho seguito i suoi casi per la Pirelli eccetera eccetera. Ecco, volevo sapere chi è competenza delle procure, solo quella territoriale, oppure si può mandare anche a Milano, si può mandare a Guarinello, a Torino e roba del genere? Volevo chiedere questa cosa qui. No, ecco, le regole processuali sono abbastanza chiare, nel senso che bisogna vedere in linea di principio il luogo dove si svolgevano le attività o si svolgono le attività professionali sottoposte al rischio amianto. Però ecco, per ragioni di tempo, in realtà si potrebbe dire che ci sono diverse fonti di rischio in un ambito professionale, in un ambito industriale. Noi ovviamente ci siamo, per ragioni di tempo, concentrati sulla questione amianto, ma sono tante le questioni. Se pensiamo ai tanti, per dire, sentivo l'onorevole Bonafede citava Taranto, o per esempio ecco, Terra dei Fuochi, eccetera. Ci sono tanti territori dove le fonti di rischio purtroppo non si limitano all'amianto, che è una sostanza, un minerale pericoloso, ma in quanto tale è un inerte. Ci sono
ci sono sostanze pericolose invece che non sono inerti e presentano ulteriori profili di rischio cancerogeni su cui si spera, diciamo, che a livello istituzionale, politico, nazionale, tenuto conto del numero importante di focolai che caratterizza le situazioni di rischio in tutto il paese, si prenda finalmente un livello, si assume un livello di sensibilizzazione maggiore per cercare quantomeno di iniziare a ridurre il livello di degrado e di compromissione del territorio per sostanze, ripeto, che partono dall'amianto ma purtroppo non si esauriscono nell'amianto e comunque riguardano comportano il rischio cancerogeno per diverse parti del corpo dell'essere umano. Lui chiedeva sulla competenza territoriale. Sì. Allora, sulla competenza territoriale, se il fatto è avvenuto a Massa Carrara, orientativamente è Massa Carrara, a meno che non ci sia un'indagine di carattere nazionale sulle poste, ma siccome non c'è, la sua questione va segnalata a Massa Carrara. Volevo chiedere solo un'ultima cosa. Io ho segnalato questa cosa a un sottosegretario alle poste del mio paese, della mia provincia, che è anche magistrato. Che è un sottosegretario, lo segnalate a tante persone. E poi c'è un'altra cosa, mi scusi, l'ultima cosa. Volevo sapere, in quell'ufficio postale non è segnalato i posti in cui c'è l'amianto? Allora, scusi, adesso lo segnaliamo noi questa cosa. Adesso magari ci organizziamo, la segnaliamo noi. Io le do la documentazione. Sì, ecco, lo dà la signora Franchi, sì. E così la segnaliamo noi alla procura. Prego. C'è qualcun altro che voleva intervenire? Però sintetici. Buongiorno. Nel 1977 sono entrato a lavorare in Solvergo e avrei fatto manutenzione. Parla a loro. Nel 1977 sono entrato a lavorare in Solvergo, sempre, reparto manutenzione. Poi sono stato spostato e mi hanno messo nel reparto. Ultimo. Nel 2004 ho letto che c'è stato un processo con la Solvay. Poi nel 2007 sono stato chiamato da andiamo alla domanda, dai. La domanda è questa: nel 2007 sono stato chiamato dall'USL dicendomi che mi voleva parlare per sapere dove lavoravo, dove avevo lavorato in questi 25 anni, tutta la spiegazione. Fatta la spiegazione, tornato a casa, dopo alcuni mesi mi hanno chiamato per telefono, mi hanno domandato se conoscevo Tizio, se conoscevo Caio. A questo punto mi sono informato ancora di più e ho visto che c'è stato fatto un processo nel 2004 dove la Solvay era stata accusata di aver adoperato amianto e non informando noi dipendenti, perché io ci ho lavorato e ho fatto le riunioni tutte quelle che dovevo fare. Non ti può rispondere, i magistrati non possono rispondere a questa domanda. Sapevo soltanto di portare le scarpe e l'elmetto, non mi hanno mai detto una volta che l'amianto faceva male. Addirittura quando sono stato nel reparto a ciclo continuo mi hanno dato anche i guanti e il rimbio dell'amianto, perché eravamo a toccare delle cose con scambi di temperature molto alte. Quindi ci hanno dato anche gli indumenti. Poi ce l'hanno tolti nel 92, ma non ci hanno mai detto niente. Però ho visto che ora purtroppo sono ammalato, l'USL lo sa, perché è lei che mi ha chiamato per prima a dirmi che c'erano dei morti e non vedo niente. La mia domanda era questa, vedo che i processi ci sono, vanno avanti, come ha detto lei, quando scappa via. C'è qualcosa che secondo me non va. Però non è, il magistrato non ti può rispondere perché lui è magistrato a Livorno, quindi non può rispondere a questa domanda. E neanche il dottor Ascione, perché non le posso rispondere per molteplici motivi, prima dei quali non so neanche se il processo del quale ha parlato lei è un processo civile o un processo penale, perché io faccio giudice penale. Vabbè. Ma al di là di ma questo non può rispondere. No, ma non è tanto questo. Il problema va a sondare non l'attività dei magistrati, ma l'attività che precede quella dei magistrati, cioè il momento in cui arriva la notizia di reato. Bene, se si dovesse trattare di un processo penale. E quindi sì, l'ASL, dice lui, sì, doveva iniziare la sorveglianza sanitaria in quanto... Ma su questo però noi inizieremo un processo pilota, faremo una causa civile pilota su questo.
quindi prevederemo una causa civile pilota. C'è già in prima fila chi sarà che farà la causa, il buon Posarelli, per cui vedremo il Tribunale Civile di Livorno che dirà su questo. Diciamo, faremo una causa a breve e vedremo, quindi la domanda non può essere posta in questa sede. Poi chi voleva... Prego. Sì, sarò brevissimo. Sono consigliere in Consiglio Comunale a Rosignano, del Movimento 5 Stelle. Volevo dire una cosa. Ieri il sindaco ha fatto un articolo sull'ONA a Rosignano, dove comunque tracciava... Aspetta, voglio spiegare io la cosa, dopo te do te la parola, scusa un secondo. Allora, noi abbiamo riscontrato un aumento dei casi di mesotelioma e di tumori in generale. Allora, già il Registro Nazionale Mesotelioma pone la vostra città al quarto o quinto posto in Italia con numero di casi. Quindi non è un dato che... Esatto. Però mi deve far finire, perché io sono molto preciso sulle cose, se no non ci capiamo. Quindi io dico, c'è un numero alto di mesoteliomi lì nella questa città. Lo dice il registro, poi nel registro dell'ONA che presenteremo con l'onorevole Di Maio a metà dicembre, noi anticiperemo i dati che l'INAIL non ha dato, che non ha ancora dato, ma noi li abbiamo raccolti con le nostre sedi territoriali. Bon Posarelli ha già censito più di 150 casi di patologie asbesto correlate solo tra gli ex dipendenti della Solvay. Quindi diciamo che lui l'ha censiti e, scusi, la ASL sua, il comune di cui lei è consigliere, non l'ha censiti ancora, per farle capire. Mi faccia finire. Il sindaco dice che l'aumento c'è di queste patologie, quindi lui dice no, che non è vero. Dice sì, c'è qualche morto in più, però l'ONU è allarmista perché non lo dovrebbe dire, perché pochi morti in più non sono allarmanti. Questo ha detto il sindaco. Allora, detto questo, le do lei la parola. E l'intervento era lo stesso. Ecco, cioè, no, però questi sono i fatti. Siccome, io mi baso sui fatti, perché come consigliere comunale in un comune che è Rosignano Marittimo, che è un comune comunque con una forte presenza industriale, non ci si può non basare sui fatti. Allora, i fatti sono che noi abbiamo richiesto una commissione, in quella commissione c'era il presidente dell'ASL 6 Porfido. E è Porfido che... aveva dati alla mano, ha detto che a Rosignano i morti da mesotelioma sono 3 volte superiori alle morti attese. Ma questo l'ho detto 5 anni fa, questo qui. Ma ci siamo, io me lo ricordo, ci siamo. Però c'è un altro discorso. Anche il vice sindaco Donati ha ammesso che a livello regionale Rosignano è un caso di allarme. Quindi dovrebbe essere la politica. Dovrebbe essere la politica, che non dico che deve fare allarmismo, ma che almeno sia accogliente a favore delle istanze che vengono da cittadini e a favore delle istanze che vengono da associazioni che si occupano di salute. Io purtroppo non ci posso far niente, nel senso che il sindaco di Rosignano la pensa in modo diverso da me. E io non ci posso fare niente, lui ha il potere perché i cittadini l'hanno votato, e finché lui è votato e lui viene eletto, lui che vuol dire che democraticamente lui ha ragione e io ho torto. Bene, io ringrazio tutti voi per la partecipazione e alla prossima.